Buonasera. Mi chiamo Marina, sono cofondatore dell'Associazione Culturale Luci dal Cosmo Pescara. Un'associazione che si prefigge di studiare, approfondire e divulgare tematiche cosiddette di frontiera, tra cui appunto la tematica sulla realtà della visita extraterrestre. Poi ci sarà qualcuno dell'associazione dell che vi spiegherà meglio nel dettaglio chi siamo, e i nostri obiettivi e che, mh, gli eventi che andremo a proporre. Il mio compito invece oggi è quello di presentare Marco Marsili. Marco Marsili è un ricercatore indipendente, scrittore, presidente dell'associazione culturale Dal cielo alla terra gubbio, direttore della rivista Nuova Poseidonia, mensile di scienza spirituale, responsabile di Luce, libera università cultura etica. Da oltre dieci anni Marco Marsili vive, egli stesso, delle esperienze di contatto con i nostri fratelli cosmici, diventando a tutti gli effetti depositario dei loro messaggi di amore universale, ma anche di ammonimento riguardo il futuro dell'umanità. Di queste meravigliose esperienze Marco Marsili ci parla nei suoi due libri, Gli andanti delle stelle, primo e secondo volume. Libri che, se non l'avete già fatto, vi consiglio di leggere. Sono libri davvero magici, che ci portano davvero in un'altra dimensione, nella dimensione dell'amore, e che ci fanno capire qual è il filo conduttore, il fil rouge, che collega e spiega la relazione che intercorre tra gli extraterrestri e la vecchia e nuova spiritualità. Dico vecchia perché loro sono con noi dalla notte dei tempi. È nuova perché mai come ora c'è stata questa riscoperta del divino che è in noi e il desiderio di ricercare la verità, quella con la V maiuscola. In questi giorni, sapendo di dover presentare Marco Marsili, mi sono chiesta cosa potessi dire oltre quello che ho appena detto o comunque cosa potessi dire che già non si sapesse di lui al di là della sua figura pubblica. Quindi ho immaginato di incontrare una persona X di Giuna, di tutte queste tematiche, che leggeva la nostra locandina, quella dell'evento, e poi, con uno sguardo interrogativo, mi chiedesse «Ma chi è questo Marco Marsili?» Beh, io gli avrei sicuramente detto tutte le cose che vi ho appena detto, ma avrei anche aggiunto questo. Marco Marsili è un uomo, ma ancor prima è stato un ragazzo. Un ragazzo che ha sacrificato la sua giovinezza, un ragazzo che non si è omologato, che avrebbe potuto perdersi come succede a tanti ragazzi oggi, come ieri. Un ragazzo che qualcuno potrebbe dire ha scelto la via stretta, una via difficile e piena di sacrifici, ma anche una via che porta alla ricerca della verità. Un ragazzo che ha aderito profondamente e con fiducia al progetto della sua anima e che con tanta generosità condivide con gli altri le sue meravigliose esperienze. Quindi a Marco volevo dire grazie, grazie per aver detto sì, sì all'amore, sì alla condivisione del suo progetto. È un sì in cui io vedo scritto un grandissimo no a caratteri cubitali, no alla cultura della morte, no alla sopraffazione. E no all'ignavia, al girarsi dall'altra parte. Di questo suo sì possiamo oggi beneficiare tutti. E eh, perché no, trarre anche ispirazione di vita. Quindi grazie, Marco, e grazie a tutti voi. Perché se siete qui forse avete detto sì, anche voi. Un sì magari silenzioso, o un sì forte e chiaro, ma non è questo l'importante. Ciò che conta comunque è esserci e creare una rete di amore fraterno. Grazie ancora, lascio la parola a Marco, vi auguro buon, ascol buon ascolto con la speranza di rivederci presto in occasione di qualche altro nostro evento. Buona serata a tutti. Bene, dopo una presentazione del genere mi, mi alzo e me ne vado. <ride> grazie infinite, Marina, per le tue parole. Probabilmente immeritate, perché sono <ride> emozionato <ride> per aver ascoltato queste tue parole. Grazie quindi anche a tutti gli altri ragazzi che hanno organizzato questo incontro. Quindi, a luci dal cosmo. E grazie. Ai fratelli dello spazio che permettono, ci permettono di incontrarci e ci stanno chiamando ad una adunata. Stanno chiamando alla adunata tutte le persone sensibili nei confronti di questi argomenti, sensibili nei confronti delle problematiche che affliggono l'umanità di questo pianeta. E questi incontri. Eh, sono preziosi perché possiamo incontrarci di persona, possiamo scambiare delle idee, voi potete ascoltare eh, quello che io dico e io posso ascoltare quello che voi avete da dire, possiamo rispondere alle domande che abbiamo, quindi sono incontri preziosi, molto importanti, non li sottovalutiamo mai. Quindi grazie veramente ai ragazzi di Luce dal Cosmo ai quali giro l'applauso. E Marina mi ha presentato Associazione Culturale Dal Cielo alla Terra Gubbio, eh, Rivista il mensile Nuova Poseidonia, eh, eccetera, eccetera. Quindi eh, sapete che organizziamo con dal cielo alla terra Gubbio incontri, anche noi organizziamo incontri, seminari, conferenze e chi più ne ha come più ne metta, cineforum. Faccio ridere un mio amico che magari ci sta guardando perché dice sempre "Ma tu dici sempre cineforum, da quando ti conosco non ne abbiamo fatto mai nemmeno uno". Perché lui è arrivato che noi già non li facevamo più, ma abbiamo fatto per anni cineforum. Adesso ricominceremo, cineforum nei quali proiettavamo e proietteremo documentari o film magari che approfondiscono questi argomenti che tanto ci stanno a cuore. La realtà extraterrestre viene trattata da Hollywood in maniera becera, eh, veramente indecente e ridicola, quindi dobbiamo, eh, dobbiamo andare alla ricerca e quindi poi alla divulgazione di materiale video. Eh, ben diverso, spesso di nicchia, che noi comunque come ricercatori riusciamo a recuperare. Perché dico noi? Spesso io dico noi, perché io sono qui e sono il volto pubblico di un gruppo di persone, siamo eh, 40 persone più attive, diciamo, i collaboratori più stretti, siamo una quarantina di persone e quindi certo è che eh, non tutti possiamo stare eh, dietro alla cattedra sul palco. Onestamente, eh, a volte questo l'ho detto, io avrei fatto volentieri a meno di questo ruolo perché di natura sono anche un po' timido, anche se non si direbbe, però eh, ho questa natura eh, introversa, diciamo, e la devo vincere a tutti i costi. Veramente mi costa fatica, ma lo faccio volentieri per eh, seguire questo, questa chiamata da parte dei fratelli dello spazio, perché loro mi dicono di parlare alle persone. E quindi io lo faccio, superando in questo senso, cercando di superare eh, me stesso in qualche modo. Eh, però ecco perché dico noi, eh, dico noi, quindi noi come anche gruppo di ricerca, perché siamo un gruppo di ricerca, siamo diversi eh, ragazzi, eh, diverse persone. Quindi, ho detto il nucleo, il nocciolo forte, il nocciolo duro eh, dei collaboratori più stretti. Siamo una quarantina di persone, ma sono centinaia le persone che ruotano intorno all'associazione Dal cielo alla terra, Gubbio, e sono decine di migliaia le persone che ruotano intorno a queste associazioni a cui si rifà Dal cielo alla terra Gubbio. Dal cielo alla terra Gubbio, che io mi onoro di rappresentare in questo senso, è un'associazione culturale, ovviamente senza scopi di lucro, nata su eh, ispirazione di Giorgio Bongiovanni. Che è la mia figura di riferimento in questa situazione, perché mi è stato indicato dagli extraterrestri. Eh, la sto dicendo grossa, ma questa è la realtà. E lo dico sempre e lo voglio sempre dire, sempre sottolineare. Mi è stato indicato dagli extraterrestri, Giorgio Bongiovanni, e su ispirazione sua, io ed altri ragazzi, all'inizio eravamo due o quattro, eravamo pochi. Abbiamo fondato questa associazione culturale, a livello burocratico è nata nel 2012, eh, ma già dal 2010 muovevamo i primi passi. In realtà io avevo iniziato a studiare i messaggi dei maestri universali già dal 2007. Eh, quindi, quindi su eh, invito dei fratelli dello spazio. E su ispirazione di Giorgio Bongiovanni abbiamo fondato questa associazione culturale per essere eh, identificati anche a livello burocratico, perché sai non è che puoi metterti, a ri... non ti puoi riunire con gruppi di persone in maniera regolare se non sei niente e nessuno, purtroppo non si può fare, a livello eh, legale non si può fare. È una legge che mi sembra che ci sia da... Da dopo, le, da dopo il ventennio fascista è uscita fuori questa legge tale per cui non puoi radunarti, non mi ricordo se si chiama eh, sedizione o qualcosa del genere, comunque non ti puoi radunare e quindi noi abbiamo deciso di mettere la faccia in questo senso, perché quando tu vai a presentarti come un'associazione culturale che parla di questi argomenti, tu ti identifichi. Ok? Stai mettendo la faccia. Voi non vedete il fatto che mi vedete magari eh, qualche volta in, nel web e quindi per voi io faccio quello, ma io non, non sono solo quello. Io ho famiglia, eh, gente che mi conosce, vivo in una città che è Gubbio e che ha circa. 30.000 abitanti, poco più di 30.000 abitanti, quindi non è che sia la metropoli. Quindi identificarsi in questo modo non è facile, anche se sei matto come me, non è facile, è, una, è sempre una, un atto di forza. Tu dici: Io faccio questo, eccomi. Questa è la mia faccia. Ecco, questo per dire cosa? Per dire che io magari faccio da volto pubblico, ma dietro c'è il lavoro di tanti ragazzi. Infatti ringrazio i ragazzi che vengono via, eh, che eh, seguono questi incontri che facciamo, Gabriele, Claudia, Francesca, Luigi, Elisa, Roberto, i ragazzi eh, Jacopo, Alice. Insomma, siamo una bella squadra. Li ringrazio tanto, anzi vorrei per favore un applauso per loro. Tra l'altro Francesca mi sopporta pure in casa, quindi non è da poco il suo impegno. <ride> e, eh, ci rido ma non ci rido. <ride> scherzo ma scherzo sul serio, perché non è facile portare avanti questa che chiamiamo una missione con delle sollecitazioni enormi a livello interiore, enormi, e quindi anche delle reazioni nelle relazioni non semplici da gestire. È una roba grossa avere a che fare con gli extraterrestri. Adesso prima eh, Marina mi ha identificato come eh, depositario dei loro messaggi. Io sono deposita depositario dei loro messaggi come può esserlo qualunque persona presente qui che si impegni a studiare i loro messaggi. Io non ho rivelazioni nuove, io ho il compito eh, che mi è stato affidato da loro di affiancare... L'opera di Giorgio Bongiovanni. E nel frattempo il microfono ha preso a funzionare in modo diverso di affiancare l'opera di Giorgio Bongiovanni, quindi io non mi voglio presentare come un novello contattista, non sono un novello contattista, non sono un uh, aspirante eh, futuro Eugenio Siragusa, Anzi, anche se all'epoca, quando nel 2009 ho avuto la prima esperienza, era proprio quello che chiedevo, voglio essere come Eugenio, fatevi vedere, ma avevo 23 anni, un'arroganza eh, giovanile che mi spingeva forte e anche una grande ingenuità perché poi tu chiedi ma sei capace di sopportare il contraccolpo di quello che chiedi se poi questo ti viene dato eh, c'è un grande punto interrogativo sopra non è facile quindi eh, questo io ci tengo a sottolinearlo va bene sì sono depositario e divulgatore di questi messaggi ma non sono messaggi nuovi non sono io non ho nuove rivelazioni la rivelazione è stata data già da duemila anni ed è stata approfondita e amplificata attraverso quelli che in passato avremmo chiamato profeti e oggi chiamiamo appunto contattisti Eugenio Siragusa ecco loro questo mi hanno detto mi hanno detto di, di eh, portare all'attenzione di più persone possibile quei messaggi i nostri messaggi i nostri, porta i nostri messaggi ma i nostri messaggi quali se non me li date <ride> quelli lì quelli che sono già stati dati quindi io so per certo che sto facendo una sorta di gavetta, sto facendo un percorso di crescita. Lo so per certo, mi è stato detto da loro e anche da, dai miei maestri, lo stesso Giorgio me lo dice e me lo ripete eh, e mi incoraggia in questo percorso. Quindi non lo so quello che accadrà domani. Io so quello che devo fare oggi. Quello che devo fare oggi è divulgare queste informazioni e, ecco, cercare anche di mantenere un. un una umiltà nel farlo, non è facile perché nel momento in cui tu decidi di apparire, decidi di mettere la faccia, di metterti nel web eccetera, già ti presenti come uno che ecco questo vuole fare, eh, si mette in mostra, no, io lo faccio per obbedire vol volontariamente, la libera obbedienza a questo invito da parte di questi che volgarmente chiamiamo extraterrestri il contatto con gli extraterrestri, ma chi sono sti extraterrestri? Noi ci immaginiamo ancora gli extraterrestri eh, con eh, le tutine spaziali, sì, hanno le tutine spaziali. Gli alieni, sì. E Eugenio Siragusa diceva, alienati siete voi, alienato è l'uomo della Terra. Eh. Gli alieni, gli alieni, vabbè, eh, a livello anche etimologico avrebbe senso, ma è una parola quasi dispregiativa ormai. Ad ogni modo, noi ci immaginiamo questi personaggi in un certo modo, perché quando loro si sono presentati e si presentano fisicamente, si presentano ovviamente con sembianze umane o umanoidi, ok? Almeno nella stragrande maggioranza dei casi. Ma questi personaggi, il contatto con questi personaggi, noi dobbiamo passare di livello mentale. Noi dobbiamo capire che il contatto con questi personaggi avviene anche e soprattutto per via interiore, per via interiore, che cosa intendo dire? Intendo dire che questi personaggi hanno la possibilità, la capacità tecnico-scientifica, oltre che spirituale, di mettersi in sintonia con la nostra psiche. Che cosa significa? Significa che tu eh, pensi il loro pensiero, loro sono in grado di fare questo. Quindi quindi bisogna metterci in testa che non stiamo parlando di semplici viaggiatori stellari, semplici viaggiatori dello spazio con astronavi di metallo che sali ecco, e sali sopra, metti in moto e vai sul pianeta Terra. Stiamo parlando di una realtà che anche se è un termine abusato, è una realtà multidimensionale. Loro sono in grado di cambiare dimensionalità. Per loro non è difficile. Venirti a trovare ad esempio in quelli che noi chiamiamo i sogni, i sogni. Ma cosa sono poi questi sogni? Cosa sono questi sogni? I sogni, eh? la mente che rielabora, sì esiste anche quell'aspetto là onirico della mente che rielabora ciò che hai fatto, ciò che hai fatto durante la giornata, mescola questo ai tuoi desideri, le tue aspirazioni, eh? oppure a quello che hai mangiato la sera prima di andare a letto, se hai mangiato pesante fai sogni pesanti, ma esiste... Una, as, un aspetto di quelli che noi chiamiamo sogni che siamo noi che viviamo esperienze. Perché mentre il corpo, San Francesco lo chiamava frate asino, frate somaro, il corpo ha bisogno di riposare. Io no, tu non hai bisogno di riposare. Tu, spirito, intelligenza che abiti il corpo non hai bisogno di riposare. Il corpo ha bisogno di riposare, quindi mentre il corpo sta riposando tu continui a vivere esperienze, ok? Si chiamano esperienze astrali, perché il corpo sottile, il corpo energetico dell'uomo viene chiamato corpo astrale, ok? E in, questa, in questo genere di esperienze loro non hanno nessuna difficoltà ad inserirsi, a parlarti in questa dimensionalità astrale, come non hanno nessuna difficoltà a premere il pulsante qua sulla cintola e cambiano dimensione e sono fisici, come non hanno nessuna difficoltà a premere l'altro pulsante e cambiano completamente dimensionalità e sono spirituali, quindi non hanno più nemmeno forma, hanno solo la loro identità. Loro possono fare questo, quindi ecco, noi stiamo parlando di questi extraterrestri, cosiddetti volgarmente extraterrestri. Eh, sì, ci sono anche quelle umanità che sono come noi. Eh, in carne ed ossa e che viaggiano nel cosmo, eh, fanno parte di quella che viene chiamata la grande confederazione interstellare, che è una confederazione che raccoglie miliardi di civiltà diverse, civiltà positive, civiltà, se vogliamo usare un termine teologico, civiltà redente, okay? civiltà che, la cui evoluzione è in costante ascesa, loro non cadono più. Loro non commettono più errori che li portano alla involuzione. Loro, la loro è una continua evoluzione. Si tratta di una confederazione di miliardi di civiltà di questo tipo. Ecco, ci sono in, tra questi miliardi di civiltà anche quelle che sono come noi in carne ed ossa, ma sono positive e utilizzano per viaggiare nel cosmo degli strumenti che gli vengono forniti dagli esseri superiori a loro. Da coloro che sono sulla scala evolutiva un gradino sopra. E, e così via, perché la scala è ininterrotta. Chi è sopra di loro segue le direttive di chi sta ancora più in alto e così via. Di modo, in modo tale che la confederazione interstellare, in definitiva, stringi, stringi, è guidata da quelli che noi chiamiamo gli dèi, chiameremmo gli dei, avremmo chiamato gli dèi nell'antico passato. Okay? Perché questo è. Noi dobbiamo metterci in testa che quella che oggi, a livello di linguaggio cosmico, chiamiamo confederazione interstellare, nei testi sacri viene chiamato il regno dei cieli. Ma che cos'è il regno dei cieli? Le nuvolette del paradiso di Coso, quello là che si beveva il caffè eh, nella pubblicità. Non è, il regno dei cieli non è quello là. Il regno dei cieli si chiama regno dei cieli. Che cosa significa? Che è un regno nei cieli: è un regno dei cieli. Okay? dei cieli, che cosa sono i cieli? Il firmamento, gli infiniti universi, questi sono i cieli e il regno dei cieli lo chiamiamo oggi con il linguaggio cosmico la confederazione interstellare. Ecco, noi miserevoli eh, che portiamo avanti questi discorsi con tante difficoltà sotto tutti i punti di vista, ci impegniamo prima, Marina ha detto, eh, Marco che ha dedicato la sua eh, giovinezza a questa... In realtà mi fa emozionare, queste parole mi fanno emozionare. Un, un giorno un caro amico che si chiama Raffaele mi disse, eh, mi disse: Marco, ma io. Perché io lo ringraziai per un regalo che mi aveva fatto e lui mi disse: Ma io ti do questo, ma tu stai da hai dato molto di più. Io lì per lì ho pensato perché è talmente normale che noi facciamo questo nella vita quindi è, è ovvio che facciamo questo non ci pensiamo mai invece lui mi ha fatto riflettere qualche anno fa con questa risposta che mi ha dato gli ho detto ma perché noi che cosa stiamo dando che cosa abbiamo dato e eh, voi avete dato la vostra giovinezza cioè, ho, ho pensato un attimo mi sono emozionato perché è vero noi dai vent'anni da più o meno dall'età di 20 anni in poi ciao mare Ciao mondo! Abbiamo deciso, anche pungolati da questi fratelli meravigliosi, perché non ci hanno mai più lasciato in pace, eh? dal momento in cui ci siamo resi disponibili loro, eh, la loro presenza è stata costante. Eh, comunque la nostra scelta è stata decisiva nella nostra vita. Abbiamo, non abbiamo più lasciato l'osso, mai. E siamo 20.000 ore al giorno... 500 giorni all'anno cerchiamo di essere sempre sul pezzo quindi sia a livello di ricerca sia a livello di disponibilità, perché la disponibilità è quello che loro chiedono. Loro cercano collaboratori sulla terra. Io qua mi ero fatto una scaletta di, della giornata, la sto stravolgendo tutta perché vado a braccio, quello che mi ispirano, i nostri fratelli eh, che entrano in sintonia e eh, che sono qua in mezzo a noi in questo momento. Purtroppo non è il momento di. Che loro possano mostrarsi, ok? Perché adesso, se vedete qua di fianco uno alto due metri eh, o tre <ride> da che fa luce dal suo corpo, c'è chi sviene, c'è chi scappa, c'è chi dà la testa al muro, c'è chi impazzisce. Ecco, non è la loro intenzione e non è il momento di farlo, ma io vi assicuro al 100.000% per cento che loro sono qui in questo momento, ascoltano tutti i vostri pensieri, monitorano le vostre emozioni, i vostri dinamismi emotivi e le vostre azioni. Loro hanno la capacità di fare questo con ogni singolo essere umano di tutto il pianeta Terra. Ti hanno parlato? possono manifestarsi a livello olografico? Sì, perché loro restando all'interno del della loro navicella eh, si, eh, proiettano la loro immagine e, sì, e ti parlano. Tu senti la voce scaturire da lì, ma non viene da lì, o meglio, loro riescono a, a farla scaturire da quel luogo, ma tu vedi lui che ti parla, che fa solo così con la bocca. Ti spiego. Sì, ci arrivo, ci arrivo. Loro, tu vedi che fanno così con la bocca per, dar, per dare a te un senso illusorio che stanno parlando, ma la voce in realtà scaturisce da. non sai da dove, cioè da, dall'etere, <ride> dall'aria. Ma loro in realtà sono nella navicella. Poi loro possono anche fare quello che tu stai dicendo: che noi eh, lo chiameremo il dono della ubiquità. Loro hanno queste po possibilità. Ma ragazzi miei, se queste possibilità ce le hanno i santi che abbiamo avuto sulla terra, gli o i grandi yogi, no? Sapete le Siddhi, i poteri psichici che hanno i, eh, ad esempio alcune, schiere, alcune eh, schiere di monaci del Tibet, ma anche del Nepal o dell'antica India, ecco queste Siddhi, ma se riusciamo noi. A svilupparle con delle tecniche precise, con eh, ecco, dei pranayama, quindi respirazioni fatte come devono essere fatte, eccetera, con delle tecniche, tecniche di evoluzione psicofisica. Ma figuriamoci quello che possono fare loro, se, se eh, ci riusciamo noi che siamo all'anno zero, quelli là che hanno miliardi di anni di evoluzione più di noi. Ragazzi, miliardi di anni sono tanti. Sentivo un'intervista del grande astronauta Edgar Mitchell. Eh, sesto eh, uomo sulla luna se non sbaglio sesto uomo ad andare sulla luna e eh, record per la più lunga passeggiata lunare Edgar Mitchell diceva io sono andato sulla luna eh, i miei nonni erano tra i pionieri che andavano con le carrozze con le carrozze con gli indiani che gli tiravano le frecce quindi in, in soli circa 100 anni siamo passati dalle carrozze dagli indiani che tirano le frecce ai cowboy allo shuttle in cento anni. Cioè, immaginate cosa può accadere nell'evoluzione di miliardi di anni miliardi di anni, cento anni indiani, frecce cowboy, whisky saloon shuttle cento anni miliardi di anni. Che cosa vogliamo capire? È incomprensibile per noi la loro evoluzione. Per questo nell'antico passato venivano scambiati per divinità, venivano, scambiati per, venivano chiamati angeli, arcangeli, che poi il nome, diciamo, significa la, la loro funzione. Angelos, messaggero significa Angelos. Angelo è la traslitterazione di, del greco angelos, angelo non significa nulla, angelos significa messaggero. Andrebbe tradotto non con angelo, andrebbe tradotto con nunzio, messaggero, annunciatore, eh, araldo, ecco. Sì, portatore me, messo, ma anche inviato, ma anche servitore, ma anche paladino. Ecco, ha diverse accezioni questo termine greco Angelos. Quindi quando Gesù parla di Angelos nel, nel, nei Vangeli, dobbiamo tenere presente, quando dice eh, Pietro, metti via la spada, eh, non lo sai che se lo chiedessi al Padre mio, il Padre mi manderebbe subito dodici legioni di angeli per, per essere liberato. Eh, da, dalle guardie romane no? Questo, questa frase lui la pronuncia nel Getsemani quando viene preso dalle guardie romane e pietro tira fuori la spada e comincia a fare casino taglia l'orecchio a uno fa casino con la spada e Gesù pietro se io volessi lo chiedo al padre mio e il padre mi manda subito 12 legioni di angeli per liberarmi quindi stai al posto tuo se non lo chiedo vuol dire che non lo devo fare vuol dire che devo essere preso ma che cosa sono queste 12 legioni di angeli tra l'altro in quel momento Gesù usa un, un, un nome un appellativo una definizione dell'ambito bellico, dell'ambito militare romano dell'epoca, legione, 12 legioni di angeli, quindi 12 legioni di angeli possiamo dire 12 legioni di servitori, 12 legioni di paladini. Bene, 12 legioni sono, eh, se non sbaglio, 40.000 uomini, qualcosa del genere. Quindi Gesù sta dicendo, Pietro, col tuo spadino... Di, di apostolo io ti voglio tanto bene ma qua se voglio arrivano 40.000 paladini dal cielo che mi liberano immediatamente quindi teniamo presente questo perché gli extraterrestri volgarmente detti extraterrestri sono come diceva il grande eugenio siragusa gli angeli di ieri extraterrestri oggi Angeli di ieri, extraterrestri di oggi, questo sono loro e loro sono qui sulla terra. Oggi la conferenza si intitola Gli extraterrestri e la società del futuro. Loro sono sulla terra per instaurare la società del futuro. Loro sono sulla terra per apparecchiare la mensa per qualcuno che sta tornando. Tutte le religioni del mondo, tutte le culture spirituali del mondo eh, stanno ricevendo segni di ogni genere e tipo che eh, identificano il ritorno del loro maestro. Lo chiamiamo avatar al, del avatar di riferimento. Avatar Avatara è un termine sanscrito che significa il disceso, l'incarnato. Quindi un avatar è un maestro eh, universale, un maestro cosmico, un essere spirituale di altissima levatura evolutiva che si incarna, che discende, ok? Possiamo identificarli i più famosi, Buddha, Confucio, Rama, Krishna, Zoroastro, anche Maometto, eh, anche person altri personaggi del passato, probabilmente eh, Enoch, quindi eh, grandi iniziatori, grandi civilizzatori, grandi istruttori di civiltà. Ovviamente al vertice di questi avatar c'è quello che noi chiamiamo Gesù il Cristo. Perché dico al vertice? Questo è un insegnamento di scienza spirituale che viene dai Fratelli dello Spazio. I Fratelli dello Spazio conoscono molto bene le vicende che ci hanno riguardato e che ci riguardano da sempre, ma soprattutto da 2000 anni a questa parte. In realtà, da, soprattutto da 14.000 anni a questa parte, cioè dalla fine di Atlantide. Comunque. Perché quello che è accaduto 2000 anni fa con il Cristo ha a che fare anche con il discorso di Atlantide, è una risoluzione karmica dovuta al gravissimo peso karmico che gravava sull'umanità dopo i fatti accaduti in Atlantide, ma ne parliamo in un'altra occasione. I fratelli dello spazio dicono che Gesù. Cristo è al vertice di tutti gli Avatar perché è l'unico che ha dato la vita, è l'unico ad essere considerato il Redentore. Ah, scusate, quindi loro sono sulla terra per apparecchiare il Suo ritorno, per dirci: Noi siamo i segni che stavate aspettando che identificano il Suo ritorno. Quindi. Ecco perché eh, diciamo tutto questo, perché il mio impegno in questo senso, in questa direzione, perché loro mi hanno indicato di fare questo. Quindi io vi ho detto adesso chi sono questi esseri, che cosa è successo nella mia vita e perché mi trovo qui in questo momento. E se voi a questo riguardo avete delle domande io sono disposto a rispondervi se ne sono capace. Nella parte conclusiva del mio discorso, della mia arringa, arringa sembra una roba che si mangia. Nella parte conclusiva del mio discorso io volevo dirvi come è strutturata la società del futuro. Ma prima vorrei dirvi che noi dobbiamo impegnarci a prepararla fin da ora la società del futuro. Quando prima ho detto che i nostri maestri universali questi extraterrestri cercano collaboratori, non ho aggiunto la cosa più importante. Loro non li trovano questi collaboratori, perché sono molto poche le persone disposte a dedicare tempo, energie e risorse. Quindi tempo, ragazzi, tempo, tempo. No? Noi dedichiamo tempo a tutte centomila stupidaggini che facciamo nel corso della settimana. Loro non riescono a trovare persone che dedichino tempo a loro, al loro messaggio. Noi, miserevoli, eh, con tutti i nostri limiti, con tutti i nostri difetti, dedichiamo tempo a questo. E loro scendono, si mostrano, si comunicano, ci indicano cose da fare. Eh, non, è un do ut des cioè non è che io sono qui e adesso vi parlo perché sono speciale e quando sono nato avevo il timbrino d'oro eh, il braccialetto d'oro anziché di plastica su, sul, sul pol, al polso cioè siamo tutti uguali soltanto che bisogna capire che è un dare e un avere eh, c'è un, un antico detto arabo che dice quando tu fai un passo verso Dio Dio ne fa cento verso di te un passo e cento passi un passo, cento passi, quindi vi incontrate presto. E quindi, per dire la grande. Eh, grazia che scende nel momento in cui uno si rende disponibile. Questo è quello che avviene anche con loro che sono i messaggeri di colui che noi chiamiamo Dio. Poi che cos'è questo Dio? Anche qui ci sarebbe da approfondire la questione di molto. Perché questo che noi chiamiamo Dio, eh, chi, è? chi è Dio? Chi è Dio Padre? Chi è il Figlio? Chi è il Santo Spirito? Cosa significa? Possono essere identificati con la Trimurti orientale? possono essere identificati con eh, altre triadi eh, anche pagane dell'antico passato. Ecco, bisogna capirle queste cose. E in realtà che cosa significa che cosa hanno capito loro questi esseri con miliardi di anni di evoluzione? Che cosa hanno capito di Dio? Se hanno capito così tanto della tecnologia, se hanno capito così tanto dell'evoluzione anche eh, sotto tutti i punti di vista in, tutto lo scibile umano si saranno interrogati anche su Dio, cioè si saranno interrogati, e avranno cercato di dare risposta alle grandi domande dell'uomo, chi siamo, ma vi ricordate da bambini, ve lo sarete chiesti da bambini, ma a un certo punto magari giocavi, a un certo punto dicevi ma io chi sono? Io penso che a tutti una volta nella vita è capitato questo, ma chi sono? Ma, ma perché? ma Soprattutto perché? Da dove vengo? Cioè io dove ero prima? e soprattutto dove vado, cioè do, che, ne, che ne sarà di me? È domandone, e loro hanno risposto a queste domandone, hanno la risposta a queste domande, e non è più una risposta basata sui credo, no? la fede cieca, è una fede di fiducia, cioè di comprensione, ho capito, lo so, non è che ho fede perché eh, è il dogma che devo crederci, no, non devi credere proprio in un bel niente, devi... Valutare, devi conoscere, devi indagare. Loro lo hanno fatto, l'hanno fatto in miliardi di anni e quindi hanno capito chi è Dio, hanno capito tutto, conoscono tutto. È tutto, cioè tutto significa è tanta roba. Tutto, poi tutto per, dal nostro punto di vista, perché dal loro punto di vista in realtà non è tutto. Dal loro punto di vista c'è ancora da scoprire, essendo infinita l'evoluzione, nella settima dimensione, che è quella divina, gli esseri di luce. Quinta, sesta e settima dimensione, la triade superiore, sono gli esseri di luce. Lì, per noi, loro sanno tutto. Vivono al di là dello spazio-tempo per come noi lo conosciamo. Hanno la onniscienza, hanno la onnipresenza. La onnipresenza, ragazzi, cioè, vuol dire che adesso tu pensi a uno di loro, quello è qui, alla velocità del pensiero: pam, cioè. Non è poco. <ride> ecco, quindi per noi quello è tutto, ma dal loro punto di vista c'è ancora altro da scoprire, c'è un altro tutto da raggiungere, l'infinita evoluzione della vita. E questo loro lo hanno scoperto. Ecco, quindi tornando un attimo al discorso, dicevo, noi, nonostante tutti i nostri limiti, le nostre pochezze, ci siamo messi a disposizione tempo, energie e risorse. Tempo, l'ho detto. Energie psicofisiche, torni dal lavoro, cioè sei stanco, eh, vuoi vedere, che ne so, Topo Gigio, cioè la cosa che ti fa pensare di meno, vuoi vedere un, un film idiota, cioè, eh, oppure fine settimana vuoi uscire, non vuoi uscire il fine settimana, a voglia se vuoi uscire il fine settimana, eh? e io li sento quelli fuori che... Questi balla canta, <ride> li sento quelli che balla canta mentre, mentre io sto al computer o a, o a rispondere a, a, alle persone. Eh, sì, è così. Eh, per, ma è una scelta, ok? Non sto dicendo che tutti dobbiamo fare questo. Sto dicendo che questo è essenziale per collaborare con loro nel modo in cui noi collaboriamo. Poi esistono anche molti livelli di collaborazione con loro, però sicuramente una parte del tuo tempo, una parte delle tue energie e una parte delle tue risorse, se non tutte, almeno una parte, gliele devi dare, le devi dedicare a questo progetto. E in questo senso noi stiamo cercando di, <ride> di collaborare con loro. Quindi le grandi potenze celesti, gli angeli, gli arcangeli, gli dei del cosmo, tutta sta roba qua, non può intervenire direttamente per le leggi cosmiche che impediscono di prevaricare il libero arbitrio delle, dei popoli e quindi utilizzano degli intermediari. Quindi tutto sto popò di roba, la confederazione, miliardi di civiltà, eccetera, eccetera, si servono di ragazzi o come noi, o giovani uomini e donne, uh, giovani o meno giovani, eh, che però... Si rendono disponibili, si mettono a disposizione. Cioè, questo è incredibile! Anche, ti fa capire anche. Cioè, io mi scervello di fronte a questa cosa, ci ragiono, dico: ma, co cioè, ma con tutto quello che voi potete fare? Eh sì, funziona così, questo, questa è la regola, funziona così, eh, però facciamo dopo le domande. Scusami, loro no non intervengono direttamente perché non possono intervenire direttamente per le leggi cosmiche che abbiamo detto, possono intervenire nel momento in cui noi facciamo casini seri, cioè quando mettiamo a repentaglio la stabilità, l'integrità del pianeta, ad esempio, perché il, il pianeta è una creatura cosmica, noi siamo uno dei gruppi di enzimi di questo pianeta, ok? Siamo l'enzima primario, perché ci sono gli enzimi minerali, i vegetali, gli animali, e poi ci siamo noi, che dovremmo essere gli enzimi coordinatori degli altri regni inferiori, degli altri gruppi enzimatici inferiori. Se la Terra la vediamo come una cellula, questo è quello che loro ci dicono, la Terra e i pianeti sono cellule del corpo macrocosmico, che potete chiamare il corpo di Dio. Ecco, i pianeti sono cellule e noi siamo i gruppi enzimatici. Il gruppo enzimatico umano è diventato per la stragrande maggioranza un gruppo cancerogeno, ok? Siamo il virus letale della cellula Terra. Loro impediranno che noi distruggiamo la cellula Terra, ok? E noi dovremmo svolgere una funzione come di proteine che elaborano... I regni inferiori attraverso l'alimentazione e il metabolismo e attraverso il coordinamento dei regni inferiori, coordinamento positivo per la loro evoluzione, la loro crescita armonica. Invece, noi lo distruggiamo: noi distruggiamo minerali, vegetali e animali e quindi loro allarme rosso. Allarme rosso, scendono, che facciamo? Eh, vediamo se tra questi enzimi ce n'è qualcuno ancora positivo. Se ce n'è qualcuno positivo, gli diamo una medicina. Quale medicina? L'informazione, la conoscenza. Bene, quale scegliamo? Eh, scegliamo quello che è più disponibile. Scegliamo quello che è più disponibile, perché poi deve sopportare il peso di portare avanti la divulgazione della conoscenza, la diffusione di questa medicina nel tessuto sociale. Ed è difficile perché tutti gli altri enzimi, la stragrande maggioranza dei quali sono cancerogeni, si rivolteranno contro di lui o di loro, di questi enzimi positivi. Quindi scegliamoli bene, scegliamo quelli che sono realmente disponibili, che non lo fanno per una smania di protagonismo, ma perché lo sentono, perché ce l'hanno, perché è la loro ragione di vita è il bene il bene del prossimo, bene, contattiamoli e quello diventa un contattista e inizia a diffondere nel tessuto sociale umano, del gruppo enzimatico umano, eh, la medicina dell'informazione. Questo stanno facendo gli extraterrestri per il momento, oltre a salvaguardare dove possono e dove è necessario delle situazioni di grande crisi, come la, il disinnesco delle nubi radioattive sospese nell'atmosfera. A seguito di esperimenti nucleari, ovviamente da parte nostra, che siamo proprio grandi intelligentoni, come diceva Einstein: i topi non costruiscono trappole per topi. <ride> quindi l'uomo è più stupido di un topo. Mi scuseranno i topi, ecco, quindi eh, eh, questi. Questi, eh, eh, queste situazioni di grande crisi loro le, le arginano. Ad esempio negli anni eh, 70 e 80 loro hanno eh, diciamo così, bonificato eh, tanti, un, gran parte dei mari del nord dove erano eh, stati dispersi milioni di barili di scorie radioattive. e Loro hanno, hanno sistemato la situazione. Quindi queste cose le hanno fatte Chernobyl, la Chernobyl eh, poteva esplodere mezza Europa, doveva esplodere mezza Europa con quello che è successo a Chernobyl, ma alcuni tecnici della zona hanno visto scendere dal cielo delle lucine bianche, delle sfere di luce e la temperatura del nucleo incandescente si è abbassata subito, immediatamente, quindi non c'è stata l'esplosione di mezza Europa c'è stata la, la condanna a morte di generazioni di persone di, perché attraverso la diffusione della radioattività comunque comunque non è che siamo messi bene da chernobyl in poi l'umanità non è quella che era prima ci si ammala molto di più l'umanità è più debole Basterebbe semplicemente guardare le foto dei nostri nonni o dei nostri bisnonni, eh, ma, oppure anche le foto de, dei nostri genitori o magari un po' più, un po più grandi, degli anni, ad esempio i ragazzi degli anni 60. Se vi guardate le manifestazioni studentesche che c'erano negli anni 60 e 70, eh, voi guardate com'era la carnagione e la costituzione di quei ragazzi era cento volte più forte di quella dei ragazzi di oggi cento volte più forte è più solida una, una costituzione più viva un, un occhio più limpido un'energia un vitale più elevata un'intelligenza più scattante più interessata più volenterosa di comprendere di conoscere adesso i ragazzi stanno fuori cioè eh, videogame stupidaggini eh, non mi fate essere offensivo C ho pure un nipote di 16 anni e <ride> eh, però lo vedo, vedo lui e i suoi coetanei come stanno messi, quindi, eh, perché questo dipende anche dalle scorie radioattive che ci stiamo ingerendo da decenni. Ragazzi, la radioattività è un problema serio sulla Terra, non se ne parla più, non se ne parla mai in maniera eh, sensata e precisa e puntuale, ma il problema della radioattività che noi ingeriamo, beviamo, mangiamo e respiriamo è un problema serio che mette a repentaglio la salute umana sotto tutti i punti di vista, perché crea poi un terreno debole eh, a livello... Eh, psicofisico crea un terreno debole e dove un terreno è debole le malattie attecchiscono meglio, mi insegna la scienziata naturopata extraterrestre F. <ride> quindi, eh, questa è la realtà che noi stiamo vivendo. ecco Quindi, l'intervento della realtà extraterrestre noi gli extraterrestri e la società del futuro, ma la società del futuro bisogna costruirla da oggi. Come la costruiamo da oggi rendendoci disponibili nei confronti di questa grande chiamata, perché loro stanno sventolando una bandiera con scritto qui sotto eh, vengano venghino venghino gli intelligenti, per favore. Coloro che ancora utilizzano un po' il cervello e il cuore venghino venghino e stanno con il megafono attraverso i contattisti attraverso i segni che danno attraverso i cerchi nel grano attraverso tutti i segni che edificano in questo mondo stanno chiamando a raccolta tutti i sensibili tutte le persone che hanno appunto a cuore il bene del prossimo e di se stessi questo loro stanno facendo quindi Oggi vi faccio un esempio, un esempio su quello che facciamo noi come associazione culturale, non, posso, non possiamo fare tutto. Se io do, eh, che ne so, mi attivo nell'ambito della solidarietà, noi abbiamo, lì c'è anche un, un banchetto, grazie a Dio, della Fonima International Onlus che è attiva nel campo della solidarietà, della salvaguardia dell'infanzia di strada, sia in Italia, ad esempio in Sicilia, con i bambini di padre Cosimo Scordato, che è un sacerdote che si occupa di antimafia in maniera seria, e ha un sacco di bambini, figli di, 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 di tutti e di più, di criminali, eccetera, cioè bambini magari che abitano a 5 minuti dal mare e non hanno mai visto il mare. Perché nessuno ce li ha mai portati. Ma come? Sì, è a cinque minuti di distanza, ma nessuno ce li ha mai portati. Bambini che noi li abbiamo visti, li abbiamo incontrati, che lascia perdere. A, a 11, 12 anni hanno il motorino, l'orecchino, il gel e già, già ti prendono per il naso. Già se vogliono ti hanno fatto il giro intorno tre volte e tu nemmeno ti sei accorto. Quindi gente scaltra. <ride> Questo sacerdote si occupa di questi bambini e Funima International collabora con questa realtà, anche collabora con realtà d'oltreoceano. Noi siamo stati noi stessi, siamo stati eh, in Paraguay, in Uruguay, sulle Ande Argentine a, eh, per questi progetti di solidarietà nei confronti di questi bambini, ragazzi bambini che vivono magari a 4.000 metri di altitudine, correggetemi se sbaglio, è quella l'altitudine, la, 4.000 metri di altitudine dove ci stanno delle baracche sparse qua e là. E questi bambini che appena hanno 13, 14, 15 anni cominciano a fare figli e quindi cioè, non finisce mai la storia. Eh, vivono in estrema povertà, con un freddo allucinante: non hanno scarpe, non hanno un bel niente. Tutta la pelle è cotta dal sole perché lì c'è un sole assurdo, e a quell'altitudine, senza. è tutta poi brulla perché non cresce quasi nulla: brulla la situazione, la, il territorio. Quindi è. È drammatico. Un problema enorme che hanno lassù, enorme, è il problema dell'approvvigionamento idrico. Ci sono delle, delle persone, soprattutto bambini come al solito, che si fanno tutta la giornata a piedi per andare a prendere qualche bottiglia d'acqua sporca, ovviamente, da una fonte che lascia perdere e poi tornano a casa. E ovviamente, nel tragitto, se c'è qualcuno che che gli gira qualche adulto che il bambino o la bambina gli piace, se lo prende, se lo porta via. Questa è la realtà che vivono in quelle zone. E con Funima International Onlus, che là abbiamo il banchetto, hanno, hanno costruito, abbiamo costruito dei pozzi. Cioè, non è poco. Quando tu metti. ragà, che facciamo? Siamo 40 persone. Se mettiamo 50 euro a testa, qualcosa tiriamo su e lo diamo a Funima. Vai, facciamolo. Perché ovviamente dopo che sei andato lì, hai visto, oppure hai visto anche i filmati, non è sempre necessario andare lì, no? Cioè ti rendi conto della storia quando inizi a conoscere la gente che c'è andata. E eh, quanto tiri su? Tiriamo su sta cifra qua, diamo una mano. È bello quando vedi che con quella cifra là ti arrivano eh, le foto, i video, di gente che magari hai pure conosciuto, che ti dice «Oh, qua beviamo l'acqua, cioè adesso abbiamo il pozzo, qua abbiamo adesso lo, lo, la sedia con lo studio dentistico, che per noi...» È tipo una sedia come questa, cioè una sedia così, con... no vabbè messa un po' meglio, però no, sicuramente non è all'altezza degli studi dentistici eh, nostri, eh, ma lì è come se fosse atterrata un'astronave, è uno studio dentistico, perché? Perché i bambini mangiano la cacca praticamente, perché tutte stupidaggini, poi respirano la colla per non sentire la fame, quindi hanno tutti i denti rovinati fin da piccolissimi, e se... senza dentista, cioè dentista boh, è una parola sconosciuta. Invece con un po' di soldini che abbiamo tirato su, anche quello è stato fatto anni fa, ma tanta roba. Quindi questo è un modo per dimostrare la nostra disponibilità. Noi abbiamo avuto più esperienze con gli extraterrestri quando abbiamo fatto azioni sociali di questo tipo, piuttosto che quando ci siamo messi lì tutti per mano, facciamo il cerchio dell'armonia celeste. Ora respiriamo tutti insieme, tutte queste stupidaggini qua che per carità è pure carino, ogni tanto ti rilassi, ogni tanto ti rilassi, però abbiamo vissuto meno esperienze facendo le armonie piuttosto che facendo azioni sociali, bancarelle con quattro eh, cose che poi la, la vendita di quei 12 euro tutta la giornata lì sotto la pioggia, quei 12 euro se ne vanno ai bambini torni a casa e vedi il grigio che ti guarda con gli occhioni così anzi perché sono capaci anche di chiuderne prima uno e poi l'altro i grigi capito i grigi quelli col testone extraterrestri oppure anche esseri luminosi esseri di luce abbiamo visto abbiamo eh, avuto esperienze più quando abbiamo fatto Azioni sociali di questo tipo, piuttosto che quando ci siamo messi lì in meditazione a fare chissà cosa, e questo è un segno molto chiaro di quello che significa collaborare con loro. No? È un altro tipo di collaborazione che io ci tengo sempre a dirlo non c'entra niente, ovviamente non è che una realtà come quella di Funima International, Onlus eh, gli extraterrestri dicono se volete collaborare con noi fate attivismo con Funima non è che dicono, cioè non, non c'è bisogno che dicano questo in modo esplicito non siamo deficienti cioè sappiamo che bisogna occuparci del prossimo abbiamo una realtà come questa di Funima che conosciamo sappiamo che è seria, sincera, fa le cose come devono essere fatte, collaboriamo con quella, ma se uno che ne so, eh, si rivolge a Greenpeace, cioè ma ben venga e salva le balene, cioè ben venga, dov'è il problema? Io parlo di questo perché questo conosco e con questo so che vado sul sicuro. Un'altra realtà che è eh, diciamo così scollegata dal discorso prettamente extraterrestre e spirituale è una realtà ma che io dico che è apparentemente scollegata. E, ehm, e mi viene in mente perché? Perché ho visto che tra il pubblico c'è un, un amico che fa parte di, questi discorso, di questo discorso. È un gruppo, un movimento culturale, artistico che si chiama Our Voice, la nostra voce, Our Voice. Our Voice è un movimento appunto culturale, artistico internazionale, perché è presente in Italia come base, ma è presente in realtà in molti paesi del mondo. Eh, che si occupa di attivismo sociale, di lotta per i diritti civili, di eh, difesa appunto dei più deboli e lo fa attraverso l'arte. Si occupa tantissimo in Italia eh, e anche all'estero di antimafia, ad esempio. Si occupa tanto di antimafia, che noi l'antimafia la releghiamo a un qualcosa di, di vecchio e ammuffito e che non ne vogliamo sentir parlare. Ma la mafia governa il mondo. La mafia, quella che fino a qualche decennio fa era quello con la coppola e la lupara, cioè adesso stanno nell'alta finanza internazionale, giacca e cravatta, bottarella di bamba e vai. E adesso la mafia è arrivata a quel livello. Quindi lottare contro questa idra non è semplice e questi giovani di Our Voice lo fanno oh ma sono andati anche che so, a casa di, di, nella città di Matteo Messina Denaro, il grande latitante ricercato, mafioso a gridare contro di lui la gente, io penso che la popolazione si è trincerata nelle case per paura perché so, c'è molta omertà diciamo, eh, molta paura no? e loro lì, Matteo dove sei? Se hai il coraggio, vieni fuori, fatti vedere. Oh, oh, oh. Ma questi ragazzi di 16 anni, 18 anni, 20 anni, non stanno scherzando, stanno facendo sul serio. Quindi io dico, è un discorso, ad esempio questo di Our Voice, ne parlo perché sono miei amici e li seguo molto, da molto tempo, dall fin dall'inizio. È un discorso che io dico che apparentemente sembra svincolato da, dalla realtà extraterrestre e spirituale. Ma come fa a essere svincolato? Se vi ho detto che loro intervengono e sono in grado di ispirare, di darci delle idee. Eh, il mio punto di vista è che le cose sono collegate: è tutto collegato a questa storia qua. Perché gli extraterrestri stanno fondando sulla terra la società del futuro. Io ogni tanto guardo qua la scaletta, vedo cose che si incrociano, tipo matrix, tutte le cose che scendono non vedo più lettere. Voi le vedete? <ride> Quindi eh, ogni tanto sdrammatizzo, ragazzi, anche sulle cose vere, perché bisogna sdrammatizzare. E se no diventa pesantona la cosa, no? Oh, va bene? fino adesso sono andato bene. No, qualcuno dica sì, se no mi sento... <ride> Quindi azione sociale, riformare questa società e andare verso la società del futuro eh, bisogna iniziare già da adesso, attraverso l'azione sociale. Uniamoci, formiamo comitati, associazioni culturali, gruppi di ricerca. Facciamo attivismo insieme, non uno da solo, no ogni tanto insieme. Organizziamo la sta vita invece di stare così Oggi ho voglia di fare questo, eh, oggi mi sento ispirato così. Allora, amico, cioè, mh, qui siamo in guerra, il mondo sta andando a. Putne. cioè, bisogna che ti dai una svegliata. Cioè, questa è la situazione: noi ancora oggi abbiamo l'agio di poter parlare di questi argomenti senza le bombe che ci scoppiano in testa, anche se dormiamo su decine di testate nucleari tutte le notti, ve lo volevo ricordare così, sogni d'oro ma non abbiamo ancora le bombe che ci scoppiano in testa, anche se dormiamo sulle bombe nucleari, quindi sogni d'oro, quindi quello, per esempio quello, perché quello non è, un, 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 non, dovrebbe spingerci, non è una cosa che dovrebbe spingerci ad unirci e a mandare a quel paese tutti coloro che stanno radunando armi atomiche, questo fino a prova contraria è l'Italia. Quindi tu te ne vai nel tuo paese con le tue armi atomiche, cari, caro zio Sam degli Stati Uniti d'America, te ne vai? Ah no? Bene, boicottaggio. Il governo è dalla vostra parte? Bene, boicottaggio. Cioè, boicottaggio. Uniamoci. Questo è il nostro potere come popolo. Il boicottaggio è, è fondamentale. Nel momento in cui tu smetti di comprare le loro merci, smetti di andare nei, nei loro luoghi che creano per la nostra distrazione, no? per farci fare la ricreazione a fine settimana. Ecco, nel momento in cui tu inizi a fare questo, questo tu diventi un extraterrestre sulla Terra. Che pensavi? Pensavi che oggi venivi qui ad ascoltare le, le astronavi che atterrano, ma le astronavi sono già atterrate da decenni. Da centinaia di anni, da migliaia di anni sono atterrate le astronavi. I loro discorsi sono questi: questi sono i loro discorsi, sono sempre stati questi: discorsi di riforma sociale. Ragazzi, anche i grandi maestri che si sono incarnati sulla Terra. Loro non hanno, dato, non hanno iniziato delle religioni, loro hanno dato dei messaggi di riforma sociale, gli insegnamenti del Buddha, gli insegnamenti del Cristo, gli insegnamenti, di, li abbiamo parlato prima, no? Rama, Krishna e così via, sono insegnamenti di riforma sociale, sono insegnamenti che se venissero messi in pratica nella politica, nell'economia, nella, nella medicina, Nell'ambito militare, ecco, se venissero messi in pratica questi insegnamenti nella società umana a livello di infrastrutture di governo e di geopolitica internazionale, noi vivremmo in una società. Degna della confederazione interstellare. Loro vedrebbero la nostra buona volontà immediatamente, scenderebbero pubblicamente. Pubblicamente ci darebbero tecnologia per risolvere i problemi gravissimi che abbiamo sotto tutti i punti di vista, dal, dall'inquinamento alle malattie a tutto di più. Ti danno la pasticchetta che non ti più. Campi 3.000 anni. Sei contento? Sì. Eh, ti danno la soluzione. <ride> Uno, con un oggetto come questo ti dicono mettilo al sole per 15 minuti. Mettilo al sole per 15 minuti e avrai energia gratis per 100.000 anni. E eh, loro hanno questa tecnologia. Uno specchietto così: lo metti al sole un quarto d'ora, accumula così tanta energia che ci mandi avanti un pianeta per centinaia o migliaia di anni. <ride> Perché loro, perché loro hanno capito come manipolare la luce e se tu riesci a, ad entrare in relazione con la luce, tu riesci a governare la materia, ma figuriamoci se già c'è la macchina di Majorana, no? la, la famosa macchina di, di, di Ettore Majorana che converte eh, a livello atomico proprio, cioè quella gli dai un cubo di gomma piuma, lo trasforma in un cubo di oro zecchino. Pensate cosa hanno gli extraterrestri, se noi abbiamo sta roba qua, eh, l'immondizia, ma quale immondizia la trasformo e, e in cose utili? Ci sono questi macchinari perché cambiano la struttura molecolare atomica eh? attraverso la manipolazione della luce. La luce, le particelle di luce, i fotoni sono il veicolo e l'abitacolo di quella che noi chiamiamo intelligenza, cioè lo spirito. Nella luce risiede l'intelligenza. Quindi, se tu riesci a governare questa realtà, riesci a trasformare la realtà, perché tu riesci a trasformare le basi su cui la realtà stessa fisica si fonda, cioè i dinamismi che sottendono alla realtà fisica. Loro riescono a fare questo. Quindi, la società del futuro. Ma <ride> la società del futuro è questa: noi siamo chiamati a questo. Loro. Ci dicono, ragazzi, eh, le cose stanno così. Tra poco tornano i vostri maestri, che voi prima li avete ammazzati e poi sui loro cadaveri avete aperto bottega e avete fatto delle religioni meschine e codarde, piene di dogmi e di falsità, per controllare e governare i popoli ciechi e ignoranti. Ecco, tornano, stanno tornando. Noi siamo qui per dirvi loro stanno tornando. Al vertice c'è Gesù, il Cristo, che nella cultura orientale è quello che chiamano Kalki Avatar, l'ultimo avatar, il Kalki Avatar che torna sul cavallo bianco, è l'identico all'Apocalisse, quindi è sempre lui. O i buddhisti aspettano il Buddha Maitreya. Ma il Buddha Maitreya è già sulla terra, è già tornato, è il consolatore promesso. Il Buddha Maitreya. Le profezie dei nativi d'America. Io sto scrivendo un libro. Se ce la faccio a finirlo, lo finirò tra poco, spero entro pochi mesi, sulle profezie dei nativi d'America. Le profezie dei nativi d'America si sono compiute tutte. <ride> cioè si sono compiute, ne manca una, il ritorno di questi esseri. Le altre si sono compiute tutte, sono centinaia di profezie. I nativi d'America non sono solo quelli con le piume sulla testa, che ci immaginiamo noi cavallo, tenda triangolare, il TP e le piume sulla testa, la sacra pipa della pace, non è solo quelli. I nativi d'America erano più di 500 nazioni. I nativi d'America erano suddivisi prima in epoca precolombiana prima dei conquistadores erano suddivisi in oltre 500 nazioni prima del colonialismo europeo in oltre 500 nazioni solo la parte del Nord America quindi fino diciamo Canada fino agli Stati Uniti poi sotto c'era tutta la storia dei discendenti dei Maya Aztechi lascia perdere un sacco di roba ecco voi pensate quante profezie quante culture spirituali eh, avranno avuto mica tutte la stessa cosa ecco Tutte le profezie di tutti i popoli nativi d'America si sono tutte compiute, tutte. Ne manca una che è simile in ognuna di loro, che è quella del ritorno di questi esseri, avatar, di questi eh, dei. No? E loro anche identificano Gesù Cristo, perché Gesù Cristo duemila anni fa non è che... Avete visto che nel Vangelo, eh, i famosi anni mancanti della vita di Gesù, nel Vangelo, nei Vangeli si sa... Quello che fa Gesù, più o meno fino ai 12 anni di età, poi fine scompare Gesù. E ri perché fino a 12, a 12 anni lui viene detto che parlava nel Tempio e insegnava lui a 12 anni insegnava ai saggi del Tempio, oppure è che la madre e il padre non lo trovavano più, e lui diceva: Madre, non lo sai che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Sì, scusa. <ride> ecco, dai 12 anni fino ai 30 non si sa nulla di Gesù, ricompare ai 30 quando c'è Giovanni Battista che lo battezza nel fiume Giordano e lì lui da Gesù diventa Gesù Cristo, perché scende questa colomba, in forma di spirito in forma di colomba, viene detto e scende e lo, lo personifica e lui diventa il Cristo, e lui da quel momento inizia a dire io e il Padre mio siamo una e una sola cosa, chi vede me vede il Padre eh, lui prima non diceva questo lo dice dal momento in cui diventa tutt'uno col padre, diventa il Cristo. Okay? Per tre anni lo fa, dai 30 ai 33, poi ai 33 lo abbiamo ammazzato, poi è risorto, eccetera, e mo torna. Gli anni mancanti, dai 12 ai 30, lui non è stato a fare il falegname con Giuseppe, con le seghe e con i chiodi e il martello. Lui è andato in giro, era l'essere più evoluto del pianeta. È andato in giro per il mondo, ma non con l'asinello, è andato in giro per il mondo con questi mezzi volanti. Ci sono racconti in Nepal, in Persia, in Kashmir, in Tibet, in India, eh, a Goa, sempre in India, eh, racconti nel Sud America, appunto, popoli amerindiani, i popoli del Sud America. Eh, ci sono racconti che ci parlano di questo grande fratello bianco con la barba e con, viene descritto anche fisicamente, eccetera, e viene descritto anche il suo insegnamento, che scendeva dal cielo in questi globi luminosi, parlava e poi se ne andava. Questo ha fatto Gesù dai 12 ai 30 anni. Quindi, eh, non lo so perché sono arrivato a parlare di Gesù, ma per ovvie ragioni, perché gli extraterrestri dicono... Lo, Stanno tornando i vostri maestri, quelli che voi fino ad oggi ci avete fatto le preghierine, acceso le candeline, gli incensi, mantra, mudra, rosari e così via. Stanno tornando per vedere che cosa voi avete fatto dei loro insegnamenti e per instaurare la nuova società, dicevano i Maya, la nuova società che sorgerà sulle ceneri della precedente. È dura come frase, eh? la, società, la nuova società che sorgerà sulle ceneri della precedente e sarà il tempo dell'incontro con i signori delle stelle. Che sorgerà sulle ceneri della precedente significa che questa società attuale viene distrutta. Sorge la nuova società e sarà il tempo dell'incontro con i signori delle stelle, cioè ci sarà l'integrazione cosmica. I Maya non si sono mai sbagliati, eh? mai. E quindi la società del futuro. Chiudo, dopo magari facciamo una piccola pausa e poi vi lascio spazio alle domande se ce ne sono. Chiudo parlando un pochino di questa società del futuro, perché com'è questa società del futuro? Fino adesso abbiamo parlato il perché, il per come, come accedere, no? come accedere alla società del futuro, bisogna impegnarsi, ma dopo com'è però questa società del futuro? Io ho preso degli appunti che gli extraterrestri hanno raccontato queste cose. Il governo, al, mh, ad esempio, nelle società della Confederazione Interstellare, come sarà anche la nostra società eh, novella, eh, la società Ventura, il sì. governo non è come quello di oggi: non esiste la politica, esiste il governo dei saggi. Ma tu dici, ma come faccio a sapere che quello è saggio? perché è il governo dei più evoluti. Come faccio a sapere che quello è più evoluto? Hanno degli strumenti scientifici, misurano la luminosità del campo energetico e il livello di frequenza psichica, fine dei problemi. In questo modo vedi chi è più evoluto sul pianeta e chi è più evoluto governa. Se vuole governare, non è obbligato a governare. Se vuole governare, quello ha la possibilità di governare. Ma cosa significa in quel caso governare? Significa amministrare una società che cammina da sé, perché è una società dove il lavoro, eh, beh, il lavoro pesante è svolto per la maggior parte da robot. La stessa giustizia è amministrata in maniera, eh, diciamo così, meccanizzata. È una società che lascia spazio, è una società che... È strutturata apposta per permettere agli individui di esprimere la propria creatività quindi ti toglie tutte le problematiche dell'approvvigionamento della sopravvivenza magari facciamo una pausa e poi scendiamo nei dettagli perché c'è ancora qualcosina da dire sulla nuova società che ci attende dopo che saremo riusciti a vincere le nostre difficoltà. Ragazzi, viviamo in un periodo storico importante, fondamentale per la storia dell'umanità. Cerchiamo di ascoltare questa grande chiamata da parte di questi personaggi che vengono qui per amore. Chi glielo fa fare di venire qui a dare una mano a noi che pff, forse nemmeno ci crediamo? La maggior parte della gente gli sputa in faccia a queste grandi, enormi verità, la grande verità del tempo di tutti i tempi. E noi, c'è la partita oggi che me ne frega delle tue stupidaggini sugli extraterrestri, gli eventi... Si stanno manifestando, noi dobbiamo metterci in testa che non viviamo in un periodo storico normale per quello che significhi la parola normale. Poi viviamo in un periodo storico importante, importantissimo. Noi vedremo atterrare sulla Terra milioni di astronavi. Noi vedremo personaggi che vengono da altri mondi, scendere dalle astronavi e, e presentarsi e parlare ai popoli della Terra. Noi vivremo questo, noi vedremo questo e quel giorno non sarà un bel giorno per la stragrande maggioranza delle persone che se ne sono fregate del prossimo, del bene del prossimo, del prossimo che soffriva. Non sarà un bel giorno perché loro diranno ma noi ve lo avevamo detto. Adesso tornano i maestri e inizia il giudizio. L'umanità verrà giudicata. L'umanità verrà giudicata. È, una, è un giudizio, viene chiamato il giudizio universale. Cioè ogni individuo vedrà tutto il male che ha fatto, tutto il bene che poteva fare e non ha fatto. Questo accadrà. E questo per chi ha fatto molto male avverrà in maniera pubblica perché il giudizio non deve durare per forza un giorno. Il giudizio potrebbe benissimo durare per anni. Dov'è il problema? Scendono loro, ti danno da mangiare, da bere, da dormire, fai tutto, nel frattempo giudizio, c'è il giudizio che va avanti. E dice "e lì sarà pianto e stridore di denti perché noi abbiamo chiesto come mai, che significa che sarà pianto e stridore di denti, perché c'è scritto e ivi sarà pianto e stridor di denti? Stridore di denti sono i denti che si dice dalle mie parti che smascellano, i denti che arrotano, arrotano l'uno sull'altro. Perché? Che significa? Significa che quando noi cammineremo per le strade del mondo, con autorità, verremo come giustizieri. Verremo come gli amici del legislatore. Significa che ne, nelle, ca, nelle strade si sentirà, dalle strade si sentirà che nelle case la gente piange e arrota i denti dal terrore di quello che sta per avvenire. Ma avete capito che significa? Esseri che camminano per le strade del mondo con l'autorità di Dio e il, la popolazione umana nelle case. Che trema, piange e dal nervoso, dallo stress, dall'ansia di quello che sta per avvenire, di, si distrugge i denti e si sente il rumore nelle strade per quanto è forte, per quanta gente lo fa tutti insieme. Sono immagini terrificanti. Sentivo uno pseudo contattista che diceva, <ride> perché mi fanno domande su questo qua, ma che ne pensi di questo qua? Boh, che ne penso, non, non lo so, vado a vedere, ma ho visto un video, Dura... durava 9 minuti. Ho detto, ah, me lo vedo. Mi è bastato il primo secondo perché ha detto, ma poi ho tipo mandato avanti un po'. Insomma, ho, ho ascoltato 10 secondi e basta. Ho ascoltato e diceva questo: Gli esseri di luce non danno messaggi catastrofici, non danno messaggi che terrorizzano. Va bene, ciao, arrivederci, chiuso, fine, mi è bastato. Ma che, cavolo, ma che cavolo stai dicendo? Ma Gesù Cristo ha dato messaggi che terrorizzano. Duemila anni fa Gesù Cristo ha detto che ci saranno terremoti, pestilenze, carestie, guerre e rumor di guerre. Avverrà come ai tempi di Noè. Quando la gente mangiava, beveva, prendeva moglie, marito, comprava, vendeva, poi Noè entrò nell'arca, arrivò il diluvio e perirono tutti. Queste sono parole di Gesù Cristo. E che è? Non è un essere di luce Gesù Cristo? Allora se lui ha detto qualcosa del genere, figuriamoci. Quindi gli esseri di luce dicono e come parole? di ammonimento, danno e come messaggi terrorizzanti, terrificanti, messaggi catastrofisti. Li danno e come altro che no. Sono storielle quando sentite gli pseudocontattisti che no visualizziamo il pianeta, adesso ve lo faccio fare una visualizzazione. Mettiamoci tutti uniti in sintonia e visualizziamo il pianeta Terra avvolto in una luce rosa e in questo modo risolveremo tutti i mali del mondo. Questo si chiama Lucifero, non è Arcangelo Michele, Crayon, tutti questi nomi qua. Questo è Lucifero e le sue schiere che ci illudono che attraverso questi metodi riusciamo a risolvere i problemi del mondo. Gesù Cristo lo avrebbe detto, avrebbe detto visualizzate il prossimo come voi stessi. Invece ha detto amate. Amate significa sacrificatevi per l'altro. Le cose non si risolvono in questi modi, come tante entità. Luciferiche satan e sataniche che si fingono grandi evoluzioni, si fingono extraterrestri venuti da lontano perché amano fingersi così, in realtà sono demoni, dicono di fare visualizzazioni, canalizzazioni, incensi, cose. Non scherziamo con le cose serie. La società cambia con il nostro impegno concreto, con Funima, con Our Voice la società cambia con emergency, con greenpeace, come ho detto prima, così la società cambia. Dov dovete dobbiamo sporcarci le mani, altro che visualizzazione. Poi se vuoi fare la visualizzazione a casa perché eh, ti calma e ti piace, falla. Falla, non c'è problema, ma non risolvi la preghiera, non risolvi, ma già da 3000 anni fa, già dal profeta Isaia il profeta Isaia è oracolo del Signore, io sono il Signore, e dico: Sono stanco delle vostre preghiere quando voi mi rivolgete preghiere, io mi turo le orecchie, io il Signore quando voi alzate le mani verso di me per i vostri olocausti, io volto la faccia dall'altra parte, opere voglio, non parole. Questo vuole Dio, e sono millenni che ce lo ripete. Gli esseri di luce non danno messaggi catastrofisti, ma che cosa stai dicendo? Ma da chi sei contattato? Da chi sei contattato? Vorrei sapere, perché io non penso che sia in malafede. Il contattista o la contattista che dice queste cose. Io penso che riceva messaggi da parte di esseri che li ingannano. Se penso che è in malafede, lo vado a prendere e, lo, e lo, come si dice, lo scuoto. Stavo usando un termine eugubino e ho evitato, lo scuoto per dirgli: oh, ma che stai facendo? Guardate, ragazzi, che nel momento in cui uno esce dalla propria intimità, dalle proprie esperienze personali con questi esseri e diventa un divulgatore, se tu non dici la verità. Tu stai commettendo un reato spirituale, a parte il karma che ti assumi che è assurdo, cioè nella prossima vita tipo sei un lombrico, <ride> un lombrico che muore e rinasce muore e rinasce una volta ogni ora, per sempre, <ride> per, molti, per molti milioni di anni. A parte quello, ma sono affari tuoi, ma è un reato perché tu stai coinvolgendo centinaia, migliaia, forse decine di migliaia di persone su stupidaggini, su cose non vere. Quindi io mi auguro, spero e prego che non sia una cosa fatta con cognizione di causa. Mi auguro, spero e prego che siano persone ingannate da parte di entità demoniache, ma tu lo devi vedere perché devi mettere in relazione i messaggi che tu ricevi con, con le parole del Cristo. Devi metterli in relazione con qualcosa, devi metterli in relazione con le parole del Cristo, con i messaggi che ha ricevuto Eugenio Siragusa, che riceve e che divulga Giorgio Bongiovanni. Non puoi. Cioè, se a me arrivano loro e mi dicono. Marco, da oggi tu sei l'eletto. Sì, vabbè, ciao! Cioè, Non li devi ascoltare quando esaltano la tua persona. Non li devi. Non esiste solo il bene nel mondo spirituale, e la realtà cosmica e la realtà spirituale sono un tutt'uno. Non esiste solo il bene nel mondo spirituale. Ti possono ingannare, ci sono entità preposte all'inganno. Il loro compito è quello di ingannare. Quindi se i tuoi messaggi, quello che ricevi, non coincide con le parole di Gesù Cristo, cioè che è il re dell'universo, se non coincidono con quello che ha detto Gesù, cioè, toglitelo dalla testa che è roba positiva. Non è roba positiva, è qualcuno che ti sta ingannando. Cioè, escine, vienne fuori. Io capisco che sicuramente ricevere messaggi e dire no, questo non lo divulgo, è, di è difficile. Perché dici, ma come l'ho ricevuto? cioè, Io li ho visti, ci ho parlato, ho sentito la voce, e, cioè. E però se non coincidono con quello che ha detto il re degli extraterrestri, il re dell'universo, che è Gesù Cristo, ma non li devi divulgare perché vengono da un'altra fonte, è ovvio. Già nelle lettere di San Paolo, apostolo San Paolo diceva, fate attenzione perché Satana può vestirsi da essere luminoso, da spirito di luce, da angelo di luce. E che significa? Significa che può essere che ti appare davanti l'arcangelo Michele e però è Lucifero. Devi capire il messaggio, quello che ti propone. Tutto là, il discernimento. Dai loro frutti conoscerete chi sono, non dalle chiacchiere. Dai loro frutti conoscerete chi sono. Quindi un albero buono non può dare frutti cattivi, un albero cattivo non può dare frutti buoni. Questo diceva il maestro meraviglioso. Quindi, amici, nuova società, ormai finiamo, dai. Nuova società, il governo, eh, l'ho detto, eh, le infrastrutture, beh ad esempio le case, le case, le case saranno tutte in armonia con la natura, eh, spesso e volentieri quasi sempre tondeggianti, quindi cupole eh, integrate nella natura. Non ci sarà una distribuzione nefasta della popolazione sul pianeta come c'è oggi, ma ci sarà una distribuzione diffusa, di modo che potranno vivere il doppio, il triplo, il quadruplo, potranno vivere... Dieci volte gli abitanti della terra che siamo oggi, e sembrerà che viviamo in un, in un villaggio vacanze. Non si vedranno agglomerati urbani, perché le metropoli, gli agglomerati urbani, fanno ammalare sia il pianeta, sia gli abitanti stessi che vivono in quelle situazioni. Perché troppa gente tutta insieme non va bene. Eh, ci, ci sono dei numeri aurei da rispettare. Okay? Ovviamente la natura è perfetta, quindi ci sono delle leggi che guidano la realtà e bisogna rispettarle, non possiamo pensare di fare il comodo nostro. Quindi: ecco poi l'approvvigionamento energetico sarà libero assolutamente. Ognuno avrà la propria, la propria libertà, la propria astronave, ognuno avrà. Perché? Perché non esisterà la proprietà privata. <ride> Se ce lo venissero a dire oggi, gli extraterrestri scendono sulla Terra. Amici della Terra, noi siamo disposti a risolvere tutti i vostri problemi subito. Non esisterà più la povertà sulla Terra, non esisterà più nessuna malattia. Vivrete tutti mille anni e quando morirete saprete... Dove andrete a reincarnarvi, quindi avrete la vita eterna, cioè la conoscenza ininterrotta. Cari amici della Terra, in cambio vi chiediamo: non deve più esistere la proprietà privata, sarà tutto di quello che oggi voi chiamate lo Stato, cioè sarà il governo mondiale dei saggi a mettere a disposizione il necessario per tutti. Ma nessuno potrà dire questo è mio, no, tu lo stai utilizzando, nessuno te lo tocca, non è che non esiste la proprietà privata significa che mo arriva uno dal pubblico, mi prende l'agenda e se la porta via, ma che cavolo, cioè, ci sto scrivendo io da, da, da mesi, cioè, è assurdo, non è così, non esiste la proprietà privata nel senso che io questo non lo acquisto, non ne sono il padrone, ne sono beneficiario, ne usufruisco, ok? Ma poi quando ne ho usufruito, questo lo mando in azienda, si rigenera e la prende qualcun altro. E così l'astronave, tutti abbiamo l'astronave, ma non è la tua l'astronave, tu ne usufruisci. Fine, questo significa non, la non proprietà privata, quindi anche la casa. Tu la casa la vivi, la, la gestisci come ti pare, fai tutto quello che vuoi, ma non è la tua. Non c'hai affitto, non c'hai spese, non c'è niente, ti viene garantita, ma non è di tua proprietà. Non puoi dire da oggi in poi io stravolgo la situazione perché... No, c'è uno standard nel mondo, con massima libertà nella creatività positiva, ma non nella creatività negativa, perché il libero arbitrio prevede anche la possibilità di esprimere una creatività negativa. Ecco, nelle super civiltà il libero arbitrio non può esprimere una creatività negativa. E eh, questo mi dispiace, non si può fare. Quindi se mi viene in mente una canzone che voglio comporre con un'armonia che eh, sconvolge le menti dei giovani, sì, lo posso fare, ma vengo esiliato. Lo faccio, perfetto. Viene bloccato il pezzo e tu vieni preso dal robot che arriva, ti prende per un'orecchia e vai in esilio per, che ne so, cinque anni. Perché in esilio ti rieducano. Loro non hanno il concetto di prigione. Non c'è la prigione. C'è l'esilio con rieducazione. Che cosa significa rieducazione? Non significa che devi per forza obbedire a dei diktat. Perché non sono dei diktat decisi da un deficiente di governante perché ha voglia di fare così. Sono dei, delle regole che rispondono alle leggi universali. Quindi è la volontà di Dio, del tuo creatore. Noi abbiamo dimenticato una piccola cosa. Noi siamo stati creati. Esiste un essere che noi chiamiamo Dio, che si chiama Adonai. Adonai in ebraico. Adonai viene chiamato, significa mio Signore, Signore mio. Adonai è un essere. Quell'essere ci ha creati. Noi prima non c'eravamo, dopo ci siamo. Prima non esistevamo, da quel momento esistiamo. Quindi a quel Signore dobbiamo portare rispetto. Il famoso timore di Dio che noi non abbiamo più, che abbiamo l'arroganza, ah, perché no, ognuno di noi è una divinità, sì, col tempo, crescendo. Intanto c'è un essere che appartiene alla settima dimensione che ti ha creato e ti dà la possibilità di evolvere. Ma se Lui vuole, Lui ti spegne, perché Lui è il creatore. Ecco, le leggi che governano le superciviltà sono leggi basate sulle volontà divine, perché le superciviltà hanno tutte una sorta di computer, un software che viene chiamato Kadar Laku. Kadar Laku è un software, chiamiamolo volgarmente software, che controlla tutte le attività delle superciviltà. Ed è come, diciamo così, una mente collegata alle idee del creatore. Quindi in costante sintonia con la spontaneità creativa di Dio, perché non sono le leggi, non sono. ci sono leggi eterne, ma la creatività è spontanea, l'amore è libero, quindi eh, devi essere in sintonia sempre con questo. Pensate che, civiltà, che roba incredibile. Io ho vissuto delle esperienze con questi. ne riporto nei, nei libri. Ne ho vissute di esperienze alcune con queste super civiltà, dove mi hanno fatto. Eh, toccare con mano, percepire e vivere quella che loro vivono come un campo di coscienza condiviso. Innanzitutto nelle superciviltà la telepatia è eh, basilare, cioè sono tutti telepatici. Quindi non c'è quella meschinità che può esserci eh, tra di noi, le cose non dette, eh, quello che ci prova con l'altro, quello che gli vuole rubare il ragazzo, quell'altro, tutta questa roba qua, questo ciarpame non c'è, perché il pensiero è condiviso. E quindi io so quello che pensi tu, tu sai quello che penso io, e sa e sappiamo quello che tutti pensano, no? Ecco, quindi già questo per noi è inimmaginabile. Noi che mettiamo 100.000 pareti perché no, io, per carità, stamme lontano. Com'è quel detto? Eh, con tanto amore, con tanto sentimento, meno te vedo e più so contento. Eh, così noi siamo. Inve era così, non mi ricordo, una specie. Quindi, quindi eh, già questo è sconvolgente: la telepatia, eh, telepatia per tutti. No? Cambia, cambia tutto. Quindi, loro hanno una coscienza planetaria. Nel momento in cui c'è qualcuno che inizia a comportarsi in modo negativo, quindi deformante rispetto all'evoluzione, tutti lo sanno, tutti si accorgono. Quindi è, è quello che ho detto prima, l'esilio e la rieducazione, è proprio così. Cioè viene preso e portato in luoghi dove gli fanno... Domande, ma, ma come mai? Ma perché? Ma perché, Ma guarda che così, ma guarda che cosa, ecco, gli viene, eh, di, nuovo riportato, uh, la, gli viene di nuovo riportata la, la limpidità, la limpidezza mentale e quindi anche la capacità di esprimere una creatività positiva perché quando la, crea, la nostra creatività non è positiva può essere per due ragioni principali. La prima è perché siamo influenzati da entità negative, e sulla Terra è quasi sempre così, sono entità negative che ci influenzano. La seconda invece, che comunque è collegata alla prima ragione, è, è, la, è che noi per nostra libera scelta vogliamo dominare l'altro. Quindi io faccio una cosa per, perché almeno ho potere sull'altro, oppure ho prestigio oppure mi, mi metto in evidenza rispetto agli altri. Quello è l'ego. Ecco, queste scelte egoiche aprono, è perché io sono più intelligente, perché io questa cosa l'ho capita, gli altri no. Ma che cavolo hai capito? Che il cervello è un'antenna fine, quindi tu hai, hai vibrato in un certo modo, hai captato delle informazioni che sono già esistenti. Eh, ma io ho avuto questa idea, tu non hai... Idee. Tu recepisci le idee dell'intelligenza onnicreante. L'intelligenza onnicreante ha le idee e le emana. E noi, a seconda di come vibriamo, captiamo determinate idee. Eh, ma perché io, io, eh, quell'io, nelle superciviltà non c'è. Quando inizia ad esserci quell'io, si avvicinano subito le entità negative, subito. Entità negative che iniziano a suggerirti pensieri, cose... Eh e lì è un problema, e quindi vieni preso perché all'interno di quella società non ti viene permesso, nella società del futuro, nelle superciviltà, non ti viene permesso di alimentare questo aspetto dell'umana espressione creativa, non ti viene permesso, perché loro non vogliono problemi, Figura, figuriamoci se su civiltà, che ne so, un pianeta dove ci stanno 20 miliardi di individui, c'è un gruppo di 100-200 persone che iniziano a dire no, perché noi adesso eh, abbiamo capito determinate cose. Vogliamo prendere il governo, vogliamo instaurare di nuovo la moneta perché la moneta pensiamo che sia una cosa positiva per la competizione e eh, favorisce lo sviluppo dell'intelligenza umana, perché sai, andiamo in agonismo. Ma non esiste questa cosa qua, non esi oppure no? No, io ho sviluppato una cosa: non esiste, ti prendono e ti portano. In rieducazione. No, sto dicendo cose toste, ma questa è la realtà. Cioè loro, loro dicono che le nostre civiltà funzionano così. Poi le cose positive, a non finire, eh, c'è so lo sviluppo dei poteri psichici. Quindi tu puoi eh, proiettare un pensiero a distanza di anni luce e lo fai arrivare ad una persona che ne ha bisogno su un altro pianeta puoi proiettare la tua identità, quindi l'ubiquità, ti sdoppi e vai dove ti pare, puoi volare, perché, ripeto, lo fanno i monaci tibetani, non lo fanno le superciviltà, puoi volare, ci sono dei campi di volo per esseri umani senza eh, attrezzature, dove vanno in cima dei palazzi, una specie di palazzi, di grandi grattacieli con varie possibilità, di, di lancio e stanno lì e si, e si mettono seduti oppure in piedi e si mettono in sintonia con le vibrazioni positive e quando si sentono in grado si lanciano e volano 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 la gente che vola e eh, lo sanno fare e, di tutto ragazzi di tutto quindi <ride> è bello questo eh? volare volare sì sì loro lo fanno e la cultura, per quanto riguarda la cultura, c'è ovviamente l'integrazione cosmica. Quindi che cosa significa? Significa che, oh ragazzi, stasera prendiamo l'astronave e andiamo a vedere, c'è quella mostra eh, sulle Pleiadi, ci sono anche le tipe carine sulle Pleiadi. Andiamo? Sì, andiamo, va, va. andiamo sulle Pleiadi, ci mettiamo 5 minuti, 10 minuti ad andare sulle Pleiadi con l'astronave. Vediamo la mostra, eh, facciamo un po' di flirt con, 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 le, con le. perché poi lì la coppia non è la coppia come qua. Nelle superciviltà eh, non c'è la monogamia come la intendiamo noi, è diverso, non, non è nemmeno una promiscuità orgiastica, ovviamente, è una... Ci sono delle relazioni... <ride> ho visto molte persone attente a questo discorso. Ognuno ho visto che faceva chi faceva così con la testa, chi così con l'orecchio, chi, chi si metteva più dritto, chi dormiva e ha fatto così interessa a tutti eh? il discorso relazioni non hanno la monogamia <ride> magari c'è la moglie a casa che sta a fare le cose degli extraterrestri non c'è la monogamia gli extraterrestri. <ride> quando <ride> dove cosa devo fare per entrare lì eh, questo che abbiamo detto bisogna fare ma non c'è una ripeto una promiscuità nella sessualità loro preferirebbero farsi ammazzare piuttosto che fare ginnastica sessuale. cioè Non, non, non c'è quell'aspetto lì volto esclusivamente al piacere fisico, eh, perché le, altrimenti che popolo evoluto sei, cioè sei una bestia, cioè pensi al piacere fisico, fine. No, lì c'è una interazione di emotività dif differenti. Quindi ti vuoi conoscere. La relazione è importante. Loro entrano in relazione con tutti. Noi invece dove, eh, abbiamo paura, no, perché se io parlo con quella ragazza ho la moglie che è gelosa, se io parlo con quell'uomo non, non posso uscire da sola con quello che è sposato, ecco, queste cose qua lì non ci sono. <ride> Puoi uscire con tutti, <ride> tranquillo, tranquilla. <ride> Ovviamente, non c'è, ripeto, quell'aspetto di animalità che noi invece abbiamo molto forte, no? Gli istinti animali in noi sono molto forti, ma nelle super civiltà gli istinti animali sono sedati dal semplice fatto evolutivo perché non devi occuparti dell'approvvigionamento energetico, non devi occuparti della tua sopravvivenza perché il cibo ti è garantito, la casa ti è garantita, ti è garantito tutto, l'istruzione: puoi studiare tutto quello che vuoi anche per tutta la vita, i figli: non c'hai problemi perché lo stato ti da tutto quello di cui ha bisogno per farli crescere felici, cioè gli istinti primordiali vengono sedati dalla tranquillità, dalla pace mentale di una civiltà del genere e quindi nella relazione non c'è che tu vuoi conoscere quella perché gli vuoi salire sopra, gli vuoi montare addosso, non c'è quella cosa là perché quella cosa là, quell'istinto primordiale deriva da una necessità di sopravvivenza, deriva da tutto un substrato psichico basato su questo. Capito? Su, su questi istinti primordiali che per noi sono all'ordine del giorno. Noi li abbiamo pitturati d'oro, ci abbiamo messo i fiocchetti intorno, eh, li abbiamo, facciamo tutti quelli evoluti, ma noi siamo ancora come gli uomini delle caverne. Ci sono uomini che se potessero, e alcuni lo fanno, darebbero la clava sulla testa alla donna, la portano nella grotta e fanno il comodo loro. Questo ancora è l'umanità della Terra. Da questo bisogna uscirne. Uscendo da, questa, da questo ambito relazionale così basic eh, primordiale, si entra in un ambito relazionale differente per noi inimmaginabile. Ci sono extraterrestri. Io ho avuto un'esperienza eh, con due donne extraterrestri alte, enormi, tipo che io tipo, tipo alte come il soffitto. E, mh, una nera nera e eh, afro e eh, eh una eh, tipo teutonica loro eh, io pe eh, sentivo per queste donne extraterrestri come un'attrazione un cioè io magari non volevo però un'attrazione la, la volontà la voglia quasi animalesca di stargli vicino di quasi di ne volevo sentire l'odore pensate quello che stimolano la loro energia è talmente potente prepotente che ti coinvolge, ti, ti fa uscire fuori di testa. E questa una delle due mi ha sorriso e ha detto: Questo è normale. È normale non dare spazio a questi pensieri. Sono pensieri normali. E, come dire, anche io, eh, li noi li proviamo, ma non gli diamo spazio. Quindi è, è questo aspetto è vissuto in maniera serena, non è vissuto con la paranoia. Ma Non è facile, per noi è quasi incomprensibile. Per noi è quasi... Oppure, come una, in un'altra occasione, con una ragazza ne ho parlato nel primo libro, eh, dei Viandanti delle Stelle. Lei si, si chiama Luce. Luce, il nome di lei Luce. Il nome è Luce, bel nome Luce. Luce, questa ragazza, che poco tempo fa ho visto che assomiglia a. Alla, è uguale non è che assomiglia è uguale ad una, alla madre di Angelina Jolie la madre di Angelina Jolie io non l'avevo mai vista tra l'altro è passata a miglior vita da poco tempo eh, quando era giovane ho visto una foto di quando era giovane mi, è, mi hanno mandata non mi ricordo mi è capitata oh ragazzi era uguale a questa che ho visto io chiamata Luce questa ragazza che si è presentata insieme a un'altra insieme a un essere grigio eh, a casa mia la, e lei, questa ragazza, quando ha capito come noi viviamo l'emotività, la relazione, lei ha versato lacrime, si è messa a piangere eh, con disperazione. Come dire, ah, ma è così che voi siete, questo è il vostro problema, questo, ah, ecco perché voi siete così, cioè... Era disperata vedendo che io avevo questi problemi, qua, di no, no, non posso esprimere l'amore perché le gelosie, le cose. Non esiste, da loro non c'è. Ti porta via un sacco di tempo e un sacco di energie questo aspetto qua, perché come dice quella canzone, tutto gira intorno a questo sole e tutto gira intorno a questo sole e sulla terra gira tutto intorno a questo sole: la sessualità, l'accoppiamento, la relazione. Io ci provo con quello, quella ci prova con me. E non, cioè, questa cosa qua deve finire, non abbiamo tempo, è finita questa epoca qua. Dell'animale del, dell che prova a conquistare l'altro animale, il maschio che fa il pavone, la donna che fa la gatta, cioè, fine di queste stupidaggini qua nella nuova società. Ancora bisogna farci i conti. La medicina, ne abbiamo parlato prima a livello medico, loro non hanno problemi a partire da, dalla nascita vengono aiutati con delle tisane, pensate che loro hanno detto ad esempio che sul pianeta Terra esiste, esistono delle erbe, così tante erbe naturali, bacche, eccetera, che eh, solo con i prodotti naturali del pianeta Terra loro riescono a tenere sotto controllo le malattie di tutto un universo intero. Pensate alla varietà delle, della flora che c'è sulla Terra. Loro dicono che il vostro pianeta è un gioiello. In giro per il cosmo sono rarissimi i pianeti che hanno questa varietà di flora e di fauna. Rarissimi. Anche varietà di paesaggistica. Eh, il vostro pianeta, dicono, è un gioiello. E voi non ve ne rendete conto. Siete come dei pazzi criminali che vivono in, in, in una reggia meravigliosa e l'avete fatta diventare un manicomio. Siete pazzi. State, la state distruggendo quindi eh, fin da piccolini vivono questa eh, diciamo così mh, eh, educazione psicofisica tale per cui poi non hanno più bisogno di medicine vere e proprie okay? i viaggi una cosa che è obbligatoria, obbligatoria come se fosse il servizio militare diciamo che è, è il loro servizio militare sono i viaggi i viaggi sono obbligatori, viaggi nel cosmo, perché viaggiando nel cosmo l'essere umano cresce, si evolve, amplifica la sua coscienza, si rende conto, eh, ridimensiona il proprio ego, gode della bellezza del creato e quindi cresce. Questi sono obbligatori, quelli li devi fare per forza. No, ma io non lo voglio fare. Lo devi fare, sai chi è che non vuole viaggiare nel cosmo, un pazzo. Quindi, siccome lì i pazzi non ci sono, tutti vanno in viaggio nel cosmo. Quindi, abbiamo detto evoluzione psicofisica, quindi anche l'alimentazione, l'alimentazione è differente, ad esempio non si mangerà nella nuova società la carne, i prodotti animali non si mangeranno perché il corpo sarà, il nostro corpo sarà un po' più evoluto di quello di adesso, quindi non avrà necessità di tutti i tre regni. I minerale, vegetale e animale da, da metabolizzare e, e nemmeno il pianeta perché oggi il pianeta stesso ha necessità della, del metabolismo umano che deve appunto elaborare i tre regni minerale, vegetale animale. e animale poi non, non sarà così sarà diverso ci nutriremo ad esempio comunque di, di vegetali soprattutto frutta, verdura e l'energia solare significherà una grande fonte di nutrimento. E ecco, ovviamente ci sarà una costante relazione seria, non le visioni che non si capisce bene cos'è, con quelle che chiamiamo le sfere spirituali, cioè le sfere spirituali saranno tutt'uno, l'ho detto prima, il computer, il software Laku è una realtà nelle loro civiltà. Grazie a questo loro sono sempre in sintonia con quella che chiamiamo la mente divina. Quindi, ecco, questa è la sintesi un po' di quello che sarà la società del futuro, ma per guadagnarcela, l'abbiamo detto, cosa dobbiamo fare? Impegnarci, a essere disponibili, tempo, energie e Risorse, anche risorse economiche perché significa finanziare la nostra evoluzione. Cioè, io per andare a voi, per venire a questa conferenza, avete messo la benzina, avete pagato l'autostrada. Cioè non è poco, ci sono persone che vengono da lontano, anche ci sono persone che hanno fatto 3, 4, 5 ore di viaggio per essere qui. Eh, quindi questo significa anche finanziare la propria crescita. Ecco, questo è importante, non che quando parli di soldi eh, ah, si scatena il male, cioè, cavolo, sdrammatizziamo pure qua, usiamoli per crescere, ecco, e per fare del bene, come abbiamo detto prima. Queste sono le basi che vi ho detto in modo, mi sembra anche abbastanza semplice, eh, per poter accedere alla società del futuro. Grazie. Adesso ragazzi se, avete, se volete facciamo, non so nemmeno che ore sono, dopo si fa troppo tale, quindi allora facciamo adesso qualche domanda e poi chiudiamo perché altrimenti bisogna lasciare la sala. Prego intanto il microfono, ah ce l'è là, il giovane le porterà il microfono. Grazie, felicissima di conoscervi. Eh, sono una di quelle che ha fatto tanti chilometri, finalmente ti vedo dal vivo. Allora, sono molto emozionata perché ho fatto tanta strada nell'arco della mia vita in tutti questi movimenti che tu hai citato seguendo gli insegnamenti di Gesù. E, allora mi, e sono caduti tutti. Allora mi chiedo, ma che cosa abbiamo sbagliato? Perché ho seguito gente onesta, retta. Eh, religiosa, eh, affidabile, ehm, sono state in missione, cioè, che cosa come umanità dov'è la falla? Grazie, la falla, beh. La falla è dentro di noi, nel nostro atteggiamento, perché magari la gente che hai detto tu è retta, corretta, è. è ma secondo quale punto di vista e per quanto tempo, per tutta la vita, va bene, ci credo, e quanti sono rispetto alla stragrande maggioranza dell'umanità? Eh, pochissimi, perché la stragrande maggioranza dell'umanità se ne frega altamente di tutto e di tutti. La gente comune vive per se stessa, io conosco persone me ne hanno parlato mi viene da ridere ma ci sarebbe da piangere persone che se possono fare del male lo fanno cioè se possono dire adesso faccio questa cosa così quello là inciampa lo fanno senza, senza nemmeno un tornaconto personale ma questo per me è fuori da ogni logica cioè senza un tornaconto personale tipo che ne so come se io adesso dicessi a un amico oh vai, vai fuori Fuora tutti e quattro gli pneumatici della signora che ha parlato col microfono, che almeno avranno così difficoltà poi per tornare a casa. Ma perché? È così, perché almeno avranno difficoltà a tornare a casa. <ride> c'è gente che, ecco, questo è un esempio estremo, ma c'è gente che fa questo, che vive in questo modo e non è la minoranza. È la minoranza eh, così, forse anche un po' presuntuosamente, siamo noi, <ride> purtroppo bisogna ammetterlo. La minoranza siamo noi che cerchiamo di crescere la maggioranza sono gli ignavi Dante li chiamerebbe gli ignavi quelli che non prendono parte non, non, non prendono parte eh, pensano di farsi i fatti loro ma nella vita non puoi farti i fatti tuoi perché nella vita tu sei un tutt'uno col resto dell'umanità che tu lo voglia o meno che tu lo sappia o meno che ti piaccia o meno noi siamo uno quindi non puoi fregartene se a due ore di aereo da qua ci sono bambini che strisciano per terra e muoiono di fame mentre noi stasera mangiamo gli arrosticini si chiamano arrosticini? che sono pure buoni cioè, non, io no, però non me ne posso fregare di questo io ho i soldi per prendermi un cocktail che tra l'altro fa pure male che l'alcol è neurotossico cioè e il bambino a due ore di aereo da qua non ha niente, nemmeno l'acqua, ha le orecchie mangiate dalle mosche. Ma che cavolo, come faccio io a fregarmene? Io non me ne frego, tu non te ne freghi, noi qui dentro, eh, mi sembra di aver capito che non ce ne freghiamo di questa situazione, ma noi siamo una minoranza rispetto a quanta gente, guarda quanta gente, vi non dico, beh, magari venire a vedere me, ma che ne so, a persone più famose, il grande colonnello Pier Giorgio Caria, al quale farei un applauso così, anche se non c'è. Il grande colonnello Pier Giorgio Caria, che è conosciuto, conosciutissimo ormai in Italia e nel mondo, comunque sia, fa meno pubblico rispetto allo stadio, alla partita Roma-Lazio e non è normale in un mondo messo come è messo il mondo di oggi non è normale che vada più gente a vedere la partita piuttosto che ascoltare Pier Giorgio Caria vuol dire che c'è è quella la falla la falla è nella conoscenza la gente è ignorante ma è ignorante oggi l'ignoranza è una colpa ieri forse no oggi è una colpa oggi che con un clic, tu puoi leggere il testo del monaco tibetano del Cinquecento, oggi l'ignoranza è una colpa, oggi l'informazione noi ce l'abbiamo a disposizione. Poi ragazzi, scusatemi, la realtà va vista da... Il punto di vista sempre spirituale, sempre, perché noi siamo spiriti incarnati. Gesù Cristo, che era lo scienziato dello spirito, lo è, lo scienziato dello spirito migliore dell'universo, il più evoluto, ha detto cercate e troverete, chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Questo cosa significa? Non è che l'ha detto così, non è una cosa, un concetto bello, mi piace, no, questa è l'enunciazione di una legge, cioè chi cerca trova. Vuol dire che la verità è a disposizione di chi la vuole. Quindi, se le persone non arrivano alla verità e quindi non gli cambia la coscienza e quindi non cambiano vita, sono colpevoli. Gli extraterrestri dicono: Noi vi accusiamo per la vostra ignavia. La, la nostra accusa comprende milioni di pagine nessun tribunale terrestre è in grado di discutere questa accusa perciò l'istanza passa nelle mani del tribunale extraterrestre che ci crediate o meno quindi per accusarci in modo così forte esseri così amorevoli, così giusti perché ci accusano in maniera così forte? perché vedono dov'è la falla la falla è che noi ce ne freghiamo ripeto, magari non noi che siamo qui ma qui è, è un'elite Persone, di, 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 di persone, di intellettuali, di ricercatori, di gente sensibile, no? ma il mondo non funziona così, nel mondo c'è gente che lascia perdere, quindi finché ci sarà più gente negli stadi piuttosto che alle conferenze di Pier Giorgio Caria, vuol dire che la falla è lì nella, nella volontà di fregarsene, nell'ignavia, non è possibile restare neutri in un mondo dove tutto è connesso non è possibile, quindi nel momento in cui io scelgo di fregarmene. Sì, belli questi argomenti, però io mm, voglio farmi i cavoli miei. Perfetto, subito vieni polarizzato con la parte del male, perché nella realtà che viviamo tridimensionale la via evolutiva ha un binario. E il binario è bene male, bianco nero, la polarità, la, le due polarità che ad un livello superiore vengono estinte, vengono sublimate, diventano uno, nella realtà nostra tridimensionale sono una via evolutiva. Le polarità, quindi il bene e il male sono necessari, il male è funzionale al bene, il bene è l'assoluto, ma il male in queste dimensioni è funzionale al bene. Quindi nel momento in cui esiste anche chi dice non c'è bene e male, siamo tutti nell'amore. Sì, domani, ti sembra che siamo tutti nell'amore? Cioè, ma il mondo sta andando, ripeto, dove? E siamo tutti nell'amore, ma cosa? Non siamo tutti nell'amore. Sì, siamo tutti figli di Dio, che Dio è amore, quindi dal punto di vista superiore, ok, ma qua non è così, in questa dimensione, ma non lo vedi come vanno le cose? Ma veramente Lucifero ci ha fregato un pezzo di cervello e di cuore. Cioè, lo vediamo come vanno le cose. Quindi, sì, tutto è amore dal punto di vista superiore, ma in questo amore, se questo amore non viene tutelato dalla giustizia, questo amore viene pervertito perché viene utilizzato dall'ego blasfemo di chi vuole sperimentare il male. Cioè, chi vuole sperimentare il male, eh, ragazzi, cioè, bisogna guardarci in faccia c'è. Cioè, chi vuole sperimentare il male? Ma, caro amico, sperimenta il male lontano da me. Io mi tutelo da questo atteggiamento attraverso la giustizia. Gli extraterrestri, se permettessero a noi di sperimentare il male fino in fondo, noi faremmo esplodere il pianeta Terra, sicuro, con le armi atomiche. E quindi creeremmo una disarmonia in tutto il sistema solare. Quindi il sistema solare fa parte di un gruppo di sistemi solari che fa parte di una porzione dell'universo. Che stiamo facendo? Loro questo non lo consentiranno. Quindi è inutile dire va tutto bene, eh, alla fine tutto quello che accade è giusto perché altrimenti non accadrebbe. E eh, no, eh, allora non ci avrebbero dato dall'alto i comandamenti, i precetti che ci sono in tutte le religioni, in tutte le, le correnti spirituali. Tutti gli avatar hanno dato dei precetti. Fate così, non fate così. Perché? perché bisogna mettere in pratica il discernimento. Che ci fa evolvere, ci permette di evolvere in maniera armoniosa. Quindi la falla consiste purtroppo, raga, la falla consiste nella nostra scelta, nell'utilizzo negativo del nostro libero arbitrio. Questa è la falla ed è una falla pericolosissima che ci ha portato sull'orlo del baratro. Noi oggi siamo così, sull'orlo del baratro, così e sotto c'è fuoco e fiamme, il fuoco della genna. E noi siamo qua e ci stiamo scherzando. Che faccio? Salto, ci stiamo, stiamo facendo questo e balliamo il rock and roll sul filo del rasoio come mentre il Titanic affondava i violinisti, continu l'orchestrina continuava a suonare. E noi stiamo facendo la stessa cosa. I brindisi mentre la nave affonda, la casa è in fiamme e noi giochiamo a ramino. La casa sta bruciando, e noi pensiamo, oh, quella, quella è buona, ma ci provo. Intanto c'hai la casa in fiamme, il letto è già bruciato. E, e no, però ci abbiamo da fare le nostre storie. Non, esige, non possiamo non renderci conto di questo e non prendere in considerazione questo. La realtà è extraterrestre. Molti se ne possono anche fregare. L'importante è che ci comportiamo bene. Però un discorso io voglio farlo, ragazzi, amici miei, io voglio, farlo questo, voglio dirla questa cosa. <ride> Ho detto tante cose oggi e magari qualcuno potrebbe anche sentirsi irritato da certe cose o fregarsene, dire ma a me non interessa. Però voi dovete pensare, secondo me, dovreste pensare ma se quello che ha detto è vero? Bisogna informarci. Voi non potete prendere per vero quello che io vi sto dicendo perché sarebbe assurdo, cioè io non ci avrei mai creduto. Ho, ho fatto ricerca, mi sono messo di sana pianta, di buzzo buono, a cercare, a studiare, a andare in conferenze, eccetera, e a cercare di, di fare discernimento, di capire. Questo abbiamo fatto noi. E i fratelli dello spazio felici, perché quando vedono questo dinamismo loro sono contenti, intervengono, ti fanno incontrare la gente giusta. E... Però poniamocela questa cosa. Le stimmate di Giorgio Bongiovanni, il ritorno di Gesù Cristo sulla terra, il ritorno di Krishna, il ritorno del Buddha. Lo sapete che i buddhisti stanno ricevendo i segni del ritorno del Buddha? Ci sono fotografie di nuvole che assumono la forma del Buddha che torna? Lo sapete che nell'Islam. Stanno nascendo in alcuni paesi arabi, nascono dei cactus a forma del nome di Allah, le mucche con le macchie a forma del nome di Allah. Ci sono delle registrazioni, ce l'ho pure in archivio da qualche parte, di discorsi fatti da feti, da bambini nella pancia della mamma che recitano le sure del Corano che riguardano... L'ultimo giorno, cioè l'Apocalisse, quella che noi chiamiamo il giorno del giudizio, bambini nella pancia della mamma che recitano le sure del Corano che parla della fine dei tempi. Queste cose stanno avvenendo nel mondo, sulla terra, adesso. Noi non possiamo fregarcene, dobbiamo dirci: ma se è vero, mi riguarda. Se è vero, io ci sono dentro. Perché io sto vivendo in questo mondo, nel, nell'ambito induista. Nascono bambini con quattro braccia come Vishnu. Se nasce qua è un mostro. Quindi, qui le sfere spirituali instaurano altri prodigi, edificano altri prodigi, le stimmate, che magari nel loro, nella loro cultura non significano nulla. Qui sì, è un simbolo potente che sveglia le coscienze. Lì nasce un bambino o una bambina con quattro braccia come Vishnu e che qui sarebbe un mostro, qui bisogna curare, allora innanzitutto due braccia gliele tagliamo subito perché non serve a niente, là invece la venerano e capiscono che è un segno dell'altissimo, questo sta avvenendo nel mondo, informatevi, studiate, cercate, perché altrimenti resterete fregati in questa vita o nella prossima, è la nostra evoluzione, amici, siamo noi che viviamo in questo mondo adesso, in questo periodo storico, noi adesso siamo qui. Io sono qui, questo è il mondo, questo sotto di me è il mondo, il grande mondo, è sotto i miei piedi, il grande mondo, io sono qui, vivo adesso in questo periodo storico e quindi che devo fare? Devo sapere come vanno le cose, che cosa sta succedendo nel mondo? Queste cose stanno accadendo e se fosse vero, che stanno accadendo e se quello scemo di Marco che gridava quel giorno diceva la verità? Informiamoci, dobbiamo informarci, quindi l'Ignavia è la falla. Questa era la risposta alla domanda. Grazie. Ciao. Ciao. C'è no, un altro qua se no di microfono. Microfoni ne abbiamo? <ride> ecco. Allora, ciao Marco, ciao. grazie di tutto quello che hai detto finora, eh, di cui non conoscevo tantissime cose. Ehm, volevo fare una considerazione e due domande che possono sembrare banali rispetto eh, a quello che hai detto adesso, insomma che è stato abbastanza eh, profondo e grandioso. Dunque la considerazione è che io non sapevo assolutamente che nelle superciviltà ehm, questi esseri eh, avessero ancora una, una forma di influenza da parte di entità negative, quindi forse c'è ancora un po' di polarità, non lo pensavo, però forse anche questa è una forma di creatività e di libero arbitrio, non lo so, di, li di libertà. Poi le due domande mh, che ti voglio fare è se... Questa super civiltà che tu hai descritto e che si instaurerà sul pianeta Terra sulle ceneri della precedente, ehm, se in questa civiltà secondo te noi parteciperemo in questa vita oppure eh, no? <ride> cioè o ci dobbiamo rincarnare? E l'ultima domanda è sui sincronizzatori magnetici. Ehm, quali sono le funzioni che tu conosci che hanno oltre a tracciare i pensieri delle persone? Eh, insomma, se mi puoi, conosci le funzioni di questi eh, velivoli che eh, a me capita spesso di vedere con grande gioia. Ecco, grazie. Grazie a te. Eh, non mi ricordo nessuna delle tre domande. No, allora, sincronizzatori magnetici. Beh, questa era facile, era l'ultima. Sincronizzatori. Oh, suggeritemi. Sincronizzatori magnetici sono, sì, quello che hai detto tu, servono per monitorare pensieri e emozioni, ma per monitorare anche il livello di eh, inquinamento ambientale. Quindi passano costantemente, hanno delle orbite predefinite e ce ne sono milioni sulla Terra tutti i giorni. Dove ci sono persone che sono risvegliate alla grande verità? loro si manifestano, si accendono e ti salutano con dei flash eccetera ma a volte quelli che vedi non sono dei sincronizzatori magnetici nel senso le sfere di luce eh, a volte sono proprio delle navicelle c'è cioè gente là dentro una volta ho vissuto un'esperienza sconcertante bellissima ma veramente sconcertante eravamo, ti ricordi la... Eh, praticamente... Vedo questa navicella che passa luminosa e dico, fratelli, ma siete voi lì dentro. Ma lì dentro c'è gente. Mi sento bloccato immediatamente come risposta a questa domanda, fratelli, ma siete voi? Ma lì dentro ci siete voi lì dentro. E Mi immobilizzano il corpo completamente. Io ero in piedi sul balcone. Cioè, non è che stavo. ero sul balcone. E io ero immobile e capisco che loro mi hanno immobilizzato capivo anche questo che se io volevo potevo liberarmi da quella immobilità non era una costrizione però era un qualcosa di necessario in quel momento per vivere quello che poi stava accadendo che poi ho detto ok no ok va bene sto fermo sto immobile non mi, non mi divincolo però di per lì ho avuto un attimo di terrore come cioè non puoi muovere nemmeno un muscolo perché? Perché in quel momento loro hanno proiettato qua come, nella mia fronte, come se ne, nella mia fronte ci fosse uno schermo. Io non avevo gli occhi chiusi, avevo gli occhi aperti, però allo stesso tempo mentre vedevo questa luce, qua dentro vedevo l'interno della nave e c'erano tre di questi esseri, veramente con le tutine color pastello, con questi capelli lunghi, biondi all'indietro. Uno era più castano, due erano biondi. Questi capelli eh, alti e quello... Centrale tra loro ha, ha fatto così ha chinato il capo sorridendo come per dire: vedi che ci siamo noi dentro. Poi è finita, quindi stacco: eh, esperienza sconcertante. Cioè, quanto, quando è che abitavamo là a Monte Albigio quattro anni fa eh, un'esperienza grossa. Cioè, me, me la porto, <ride> mi ha segnato molto. Perché tu, se io sono una persona normale, quindi vivere queste cose è come se qualunque persona qua dentro vivesse queste cose. Cioè, non è che le ho sempre vissute, eh, a un certo punto queste esperienze sono iniziate. Eh, quindi, insomma, se, se tu non fai marcia indietro, se tu non tiri il freno a mano, loro spingono. Quindi queste esperienze te le fanno vivere sempre di più non devi tirarti indietro se ti tiri indietro loro ti rispettano completamente se tu fai un passo indietro loro fermi non ti fanno più vivere niente manca una lucina niente manca un sogno fine delle esperienze perché talmente grande è il loro rispetto nei confronti della nostra libertà che non osano non osano fare questo però se tu spingi fratelli io voglio allora ti danno anche consigli cose e le altre domande erano... Se eh... questa civiltà... Ah ok, se questa civiltà... Se questa civiltà, civiltà ancora noi hanno... avremo la fortuna di vederla, alcuni di noi. Ah ok. Secondo te o secondo quello che conosci? Sì. Perché noi quando parlavi questo. mi veniva da piangere, nel senso che io questa civiltà la vorrei veramente vedere. Noi okay. vedremo le astronavi scendere dal cielo. Le astronavi scendere... Noi le abbiamo già viste, ma io ti sto dicendo le vedremo pubblicamente. Noi pubblicamente vedremo le astronavi scendere dal cielo e uscire gente da lì dentro. Abbiamo un messaggio per l'umanità della terra. E faranno parlare a una persona. Magari prendono a Giorgio Bongiovanni: Vieni, anzi, magari sarà proprio lui che dirà alle testate giornalistiche: Guardate che mi hanno detto che questo giorno, a quest'ora, si presenteranno, scenderanno e parleranno. E quindi macchine fotografiche, telecamere, ci sarà tutta gente, ci sarà gente come Antonio Urzi, Antonio Urzi che sarà probabilmente quello, cioè se le cose continuano ad andare avanti in questo modo è sicuro che lui sarà quello che dovrà filmare in primis. In questo oggetto e questo avvenimento. Sarà l'avvenimento, uno degli avvenimenti più importanti della storia dell'umanità, cioè dopo la morte e resurrezione del Cristo e dopo il ritorno sulla terra del Cristo, questo è l'avvenimento più importante della storia dell'umanità e noi abbiamo la possibilità di partecipare in prima linea, di essere noi e dietro di noi i giornalisti, con le macchine, con le cineprese, noi davanti ai giornalisti, ad essere tra i papabili che gli extraterrestri possono dire tu, vieni. E ti fanno parlare perché loro non parleranno molto probabilmente. Non parleranno loro a, agli uomini della terra. Faranno parlare un, un, uno di noi, uno di quelli che loro hanno scelto. Così daranno conferma che tutto quello che quell'uomo aveva fatto per tutta la vita, quel contattista diceva e faceva, era tutto vero. Sarà un bello smacco per le religioni, per i governi, per gli increduli. Sarà un bello smacco. Loro di solito non fanno queste violenze. Quello sarà un atto che avverrà in un momento di grande crisi internazionale, di grande crisi, perché in questo senso noi vivremo questo contatto cosmico. Già lo stiamo vivendo, ognuno eh, a suo modo, ma è un caso che Antonio Ursi vede loro in sogno, sogno quello che abbiamo detto. Loro gli dicono guarda che domani sera a quest'ora noi ci faremo vedere. Lui è così coraggioso che lo scrive su Facebook, scrive faccio una diretta perché ho avuto un'esperienza in cui gli extraterrestri mi hanno detto che si faranno vedere a quest'ora. Si collegano 2000 persone e tutti vedono in diretta Ursi che filma l'UFO. Questo non era mai accaduto nella storia dell'Ufologia mondiale, mai. E Urzi, Antonio Urzi viene avvertito da Giorgio Bongiovanni che, che avrà da filmare. Antonio, preparati che tra dieci giorni filmerai un'astronave, probabilmente sarà color oro. E dopo dieci giorni ha filmato un'astronave dorata, ovviamente. Filmati che sono bellissimi, sono stati passati al vaglio degli esperti di mezzo mondo. Perché ormai, quando Antonio filma i suoi filmati, vogliono, tutti vogliono analizzare i filmati di Urzi. Quindi. Se facesse stupidaggini lo sapremmo in un millisecondo. Quindi sono filmati autentici di astronavi vere, grandi, decine di metri, sospese nei cieli del pianeta Terra. Filmate da un nostro amico su invito e previa, previo avviso di uno stigmatizzato. Ma che cavolo sta succedendo in questo mondo, ragazzi? Sta succedendo oggi. Ah, sta succedendo a noi io sono stato con antonio mentre filma gli ufo ho visto gli ufo con antonio lui mentre filma che dice non toccatemi non toccatemi perché non toccatemi non perché eh, non vuole il contatto fisico ma perché eh, se lo tocchi cambia la vibrazione e quindi perde il contatto e lui... Non toccate. C'è un'energia che tu o lo vuoi abbracciare o te ne vuoi scappare. Una via di mezzo non c'è, è, è un'energia enorme, è proprio l'energia degli extraterrestri, diventa tutt'uno con loro. Quindi questo quest'uomo le vive queste cose, ma quello è un uomo, vive a Cinisello Balsamo, ha la moglie, ha due figli, lavora, è una persona. Io so per certo che è un extraterrestre nato sulla Terra, ma non è atterrato, è nato da madre umana. Quindi non è dimostrabile, è dimostrabile in base al discernimento. Dai loro frutti conoscerete chi sono. Ecco, dai loro frutti conoscerete chi sono. In questo senso è dimostrabile. Ma non puoi fargli l'analisi del sangue e vedere che è extraterrestre, cioè, lo devi vedere da come si comporta. A parte lo sguardo, perché Antonio ha uno sguardo che se ci entri non ne esci, ti perdi. È come vedere il cielo. Quindi, Antonio, fortissimo. Un applauso a Antonio Urzi. E questi extraterrestri si scelgono tutta gente strana, eh, perché pure Antonio è uno tosto, eh, Livornese eh, tosto, eh, battagliero, eh, tipo forte. Quindi, ecco, l'altra domanda sulla positività, negatività, eccetera. Sì, fino alla quinta dimensione, quindi comunque esseri di luce, cosiddetti arcangeli, se li vogliamo mettere eh, nella terminologia... Ammuffita, <ride> questi esseri di luce in quinta dimensione ancora hanno la possibilità di sbagliare. Lucifero era un essere di quinta dimensione e l'ha fatta la cavolata eh? perché era, lui era l'essere patronimico del, di, del pianeta Mallona. Il pianeta Mallona o pianeta Luce orbitava tra Marte e Giove 100 milioni di anni fa circa 100 milioni di anni fa, tra Marte e Giove. L'attuale orbita del pianeta Terra, perché nel frattempo il sistema solare è cresciuto. Perché è cresciuto? Perché Mallona è esploso. Il pianeta Mallona è esploso a causa di energia radioattiva, esplosioni nucleari. Quello che stiamo facendo noi oggi, ispirati sempre da lui, dall'amico che è qui in espiazione e per espiare il suo karma, Deve tentare, ha il compito di tentare l'umanità della Terra, di porci in tentazione. Quindi lui il suo lavoro lo sta facendo e lo sta facendo bene e quindi verrà perdonato e, e tornerà ad evolvere. Per adesso ha il compito di tentarci e ci sta riuscendo e ci sta portando alla stessa distruzione che ha distrutto il suo pianeta. Guarda caso, proprio nella stessa orbita planetaria di 100 milioni di anni fa. Ha distrutto il pianeta Mallona, lui e i suoi sodali. Hanno distrutto il pianeta Mallona perché oltre alle esplosioni nucleari si sono innescate le esplosioni dei giacimenti naturali di uranio. E quindi il pianeta è proprio esploso. Quella che oggi vedete che si chiama fascia degli asteroidi tra Marte e Giove, ci sono tutti quei, quegli asteroidi, quei pezzetti. Quelli sono i pezzetti, i resti del pianeta Mallona che Lucifero ha fatto esplodere. Poi è stato proiettato sulla Terra in spirito e deve rimanere qua. E in quel momento, per riequilibrare, dopo l'esplosione di Mallona, per riequilibrare il sistema solare, il Sole ha fatto emergere il pianeta Mercurio, ha espulso dalla sua massa quello che oggi conosciamo come il pianeta Mercurio, che è il più vicino, infatti, al Sole. E quindi il, pianeta, il, il sistema solare si è puff, allargato. E noi adesso siamo sull'orbita che 100 milioni di anni fa aveva Mallona. Quindi queste, questi cicli, queste cose eh, ci dicono tanto. E quindi significa che anche gli esseri di quinta dimensione possono ancora sbagliare perché hanno raggiunto la perfetta conoscenza ma non hanno ancora raggiunto il perfetto amore. Il perfetto amore si raggiunge nel ponte dimensionale tra la quinta e la settima dimensione, che è la sesta dimensione, dove diventi un essere cristico si dice, essere di luce cristica. Quinta, sesta, settima dimensione: cherubini, serafini, troni. Quindi eh, in quinta dimensione hai la perfetta conoscenza, ma non il perfetto amore. Quindi puoi ancora sbagliare, perché la perfetta conoscenza può darti anche un po' di arroganza, no? dici io faccio così, perché io lo so come stanno le cose. E lì quello che ci dicono gli scienziati extraterrestri è che Lucifero insieme ai suoi hanno forzato l'ordine genetico, cioè hanno voluto, hanno fatto la scissione dell'atomo, in sostanza questo, per fini creativi, ma si sono rivelati distruttivi perché, infatti, diavolo viene dal greco diabolon se non erro, scusate la mia pronuncia, che significa divisore, separatore. Il diavolo è il divisore, il separatore che ha questa accezione proprio, cioè lui ha separato l'atomo e ha anche un'altra accezione. Lui è il separatore, e anche un'accezione diciamo positiva, cioè lui è. perché è sempre doppia la cosa, lui. Separa è uno dei separatori del grano dalla gramigna. Oggi, attraverso la sua opera di tentazione, l'umanità ha la possibilità di schierarsi: sei grano o sei gramigna? Vediamo quello che sei. Attraverso la sua opera e nel frattempo i maestri del cosmo sono i setacciatori. Quando hanno visto qual è il grano e qual è la gramigna, vedono quanto quanto è più grossolano, quanto è più fine, più raffinato. Ragazzi, è in corso questa selezione. Adesso, oggi, l'Apocalisse non è che deve arrivare. L'Apocalisse, che significa svelamento, rivelazione, svelamento, è in corso. L'Apocalisse è iniziata. La fase culminante è iniziata nel 1976. 76, sì. La fase culminante, quindi oggi noi viviamo nella, nella pienezza, le, le trombe sono già suonate tutte, ci sono i sigilli che si stanno aprendo e le coppe che vengono versate. Il COVID-19? Eugenio Siracusa diceva: ancora erba è, cioè ancora niente, ancora erba è, ancora è niente, verranno cose che ci faranno. Diventare capelli bianchi in un giorno solo. Tu vai a letto, non dormi dal terrore, la mattina ti svegli con tutti i capelli bianchi. Perché il terrore fa anche imbiancare i capelli. Io conoscevo un professore che un bel capellone, che un giorno è caduto dalla finestra, dal balcone, non so come ha fatto. Lui raccontava questa storia qua. È caduto, non so, stava pulendo il vetro, non lo so. È caduto, è rimasto impigliato e si è salvato perché è rimasto impigliato con la, con la maglia. Ma lui, dopo poche ore, aveva tutti i capelli bianchi. Dopo poche ore, tutti i capelli bianchi. Pensate che lo spavento! No? E poi dicono che le, le emozioni no, le emozioni che c'entra col benessere fisico, l'emozione le Ma perché devo parlare milanese quando dico le cose negative? Non lo so, mi viene così scusate. Quindi, però, cosa c'entra? No, come cosa c'entra le emozioni? C'entra tutto perché noi siamo un tutt'uno corpo, anima, spirito, la natura tripartita dell'uomo. Quindi sì ancora possono sbagliare fino alla quinta dimensione. Le vere dimensioni sono quelle di numero dispari, la prima, la terza, la quinta, la settima. Le altre sono pur sempre la, la prima, la terza come la nostra. Noi adesso siamo nella fase della quarta iniziale ed è un passaggio. Sono quelle di numero pari, sono dimensioni ponte, sono sempre dimensioni, però non è né carne né pesce, cioè non è né la precedente né la successiva, è, una, è un passaggio. E noi dobbiamo vivere questo passaggio. Lo stiamo iniziando. Ci sarà dopo il ritorno degli avatar, ci sarà il famoso regno dei mille anni. Il regno dei mille anni. Che non è quello che voleva fare Hitler. Hitler voleva fare il regno dei mille anni, essendo un grande esperto conoscitore di esoterismo e di queste nozioni, ne aveva tante. E lui voleva fare il regno dei mille anni, però di Lucifero. Lui parla di questo essere che sente dentro di sé, eccetera. Quello è Lucifero, perché Adolf Hitler è stata una reincarnazione di Giuda Iscariota e ha avuto il compito di punire il popolo ebraico per la scelta nefasta di duemila anni fa di aver ucciso l'uomo Dio, Pilato. Io non sono colpevole del sangue di quest'uomo. Ebrei, il sangue di quest'uomo ricada sulle nostre teste e sulle teste dei nostri figli. Duemila anni dopo, Adolf Hitler, alias Giuda Iscariota, Adolf Hitler, già Giuda Iscariota, ha il compito di. Funire con l'olocausto il popolo ebraico. Guarda caso, olocausto significa sacrificio, l'olocausto è quello che gli ebrei fanno nei confronti di Dio quando bruciavano gli animali sull'altare votivo, e Hitler ha bruciato gli ebrei sull'altare votivo, i suoi forni crematori, quello era un rituale, quello che Hitler faceva, era un rituale collettivo pazzesco negativo, non sto dicendo che è giusto. Gesù Cristo ci ha insegnato e questo è il suo primato, uno dei suoi primati enormi, ci ha insegnato a vincere la legge del karma, causa effetto. Io ti do uno schiaffo e domani ricevo uno schiaffo. Ci ha insegnato a vincere questa legge giustissima con l'amore. Lui ci ha insegnato a vincere la legge con l'amore. L'amore vince la legge. È bella questa cosa qua, cioè, è la novità assoluta, è la buona novella questa. Questa è la buona novella, che l'amore vince la legge. L'amore è più forte della legge. Tu puoi prendere sulle tue spalle il karma del tuo amico che soffre e prendendo sulle tue spalle il suo karma, la sua croce, non ne avrai due, sublimerai entrambe. Vai subito nella dimensione successiva. Un esempio, Madre Teresa di Calcutta, molti la criticano per tanti, per tanti aspetti, non entro nel merito, ma Madre Teresa di Calcutta adesso è nella luce, è nella luce, perché lei si è fatta carico del karma di tanta gente sofferente. E quello, ma chi gliel'ha fatto fare? Non è che lei è nata Madre Teresa di Calcutta, ci cioè è diventata. E perché io non ci posso diventare? O tu, o noi. Chi l'ha detto? Dove sta scritto? Perché? Perché ho visto, perché da piccolo ascoltavo Jim Morrison e allora non posso diventare un santo, ma io voglio diventare un santo, forse in questa vita non ce la farò, magari nella prossima. Ma l'obiettivo è quello: dobbiamo tutti diventare alla fine degli dei. Questo ci dicono i grandi maestri cosmici. Voi, voi, siete dei, ma l'ha detto Gesù, non vi è stato detto voi siete dei. Io vi dico che di queste cose che io faccio, voi ne farete di più grandi. Come? Quello risuscitava i morti più grande di quello, e ne farò sì, ne faremo di cose di più grandi di quelle che ha fatto lui. Se l'ha detto, ci sarà un motivo. Il motivo è che arriveremo alla settima dimensione, saremo delle deità, creeremo dei sistemi solari. Ehi Luigi, ti ricordi quando ti chiamavi Luigi sulla Terra che ne parlammo. Ora che siamo fuori dallo spazio-tempo. Cosa vogliamo fare? Ma creiamo una galassia, così con la mano, la mano invisibile del pensiero. Questo noi siamo destinati ad essere, quindi che cavolo facciamo, che ancora giochiamo col videogioco o ci alcolizziamo il sabato sera? Siamo dei pazzi, sì, siamo dei pazzi. Quindi Yogananda diceva cercate la compagnia dei santi, la compagnia è importante. Poi, guarda, Yogananda diceva una cosa importante, Yogananda, Yogananda, genio dell'amore, Yogananda. Lui insegnava che Dio, l'intelligenza onnicreante, in noi si manifesta nella forza di volontà. Diceva, la forza di volontà nell'uomo, quella è Dio che si manifesta. Quindi fate molta attenzione alla vostra forza di volontà dove si direziona, perché quella è la vostra scintilla creativa che può cambiare la realtà, vostra e altrui. E lui diceva, cercate la compagnia di persone positive, cercate la compagnia dei santi, perché la vostra volontà, che è Dio, non può fare nulla se ci sono altre cinque persone con cui voi vi accompagnate che hanno una volontà diversa. <ride> quindi sì, per carità, la volontà è Dio, ma anche la loro volontà è Dio. <ride> e quindi se tu ti accompagni con altri cinque dei <ride> che fanno qualcosa di diverso, che esprimono una creatività negativa, eh, no, non lo devi fare. Ci devi stare il tempo minimo, poi ti devi rivolgere ai santi, lui li chiamava così, cioè le persone positive, le persone che dedicano la vita al prossimo. Anche a questo servono i nostri incontri, per metterci in relazione noi che aspiriamo all'evoluzione, questo è importante. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande... Ah, streaming! Ciao amici dello streaming. Sergio De Rossi chiede: molto semplicemente è possibile pianificare un incontro? Si può pianificare un appuntamento, giorno e luogo e vederli di persona con i Fratelli dello Spazio? Vederli di persona non lo so perché vederli di persona è scioccante. Loro si fanno vedere di persona quando tu sei disposto e loro sanno che tu sei disposto poi a dedicargli la vita, perché vedere gli extraterrestri vuol dire vedere gli angeli di Dio, non ce lo dimentichiamo, e per vedere gli angeli di Dio deve esserci una ragione importante. Loro possono fare questo, ma deve esserci una ragione importante. Vederli di persona, fisicamente, che ti alzano la mano e ti salutano, deve esserci una ragione importante. Pianificare un incontro, è eh, certo, proprio io cuoco e tu, cuoco e io, cuoco e noi, cioè nel senso, io è così che ho fatto. Io ho pianificato l'incontro, cioè sono andato, ho detto, cioè, pianificato, mezzo pianificato, leggevo questi messaggi. Ma allora qui si parla anche di me. Cioè, io se è tutto vero, adesso fatevi vedere. E sono andato in montagna e loro si sono fatti vedere. Poi, nel tempo, è successo altre volte. Oh, ragazzi, guarda che ogni volta che dico questa cosa dentro di me penso. Cioè, ehi, c'è una parte di me qua che pensa: Marco, cioè, ma veramente stai dicendo questa cosa alla gente? Cioè, Ti rendi conto di quello che stai dicendo alle persone? Eh, sì, mi rendo conto, l'ho fatto, l'ho vissuto e stai zitto. <ride> cioè, c'è una parte di me, quella razionale, che dice: Ma Marco, ma sei sicuro di volerti esporre in questo modo? Cioè, sei un pazzo. Sì, sono un pazzo, ma dico la verità, questa è la verità. Io ho vissuto questa cosa, queste cose. Io, Marco, questo che vi sta parlando, quindi li ho visti, eh, sono scesi, poi ho visto questi esseri in varie forme. Ecco, quindi sì, certo, Sergio, Sergione, è possibile eh, pianificare un incontro. Tu provaci. Certo è che non puoi pianificare un incontro per soddisfare la tua curiosità. L'incontro lo puoi pianificare dicendo, e questo è il mio suggerimento, posso anche sbagliarmi, ma è quello che ho fatto io, puoi pianificare un incontro dicendo, se vi mostrate, se io vi vedo, vi fate vedere in maniera inequivocabile che proprio io non ho dubbi e per sempre mi ricorderò che ho visto gli extraterrestri, ecco, se vi fate vedere in questo modo io mi metto a vostra disposizione voglio servire la grande causa il vostro disegno voglio partecipare sono un vostro collaboratore se vi fate vedere ecco in questo senso le possibilità aumentano di molto ma se vuoi vederli perché così vuoi la prova magari ti porti la telecamerina perché vuoi fare il filmatino no, magari non è il tuo caso è eh, però vuoi fare il filmatino del secolo eh, scordatelo Scordatelo a meno che non sia nei loro progetti, ma il filmatino del secolo ce lo abbiamo già. Antonio Urzi ne ha fatti di filmati del secolo. <ride> Bastano e avanzano. Adesso si amplifica la cosa. Eh? Il discorso contatto massivo, eccetera. Comunque, è possibile chiedergli un appuntamento. Io l'ho fatto e lo faccio a volte, e loro vengono, però ci sono sempre delle ragioni forti, mai. Eh, per curiosità, così, no, è un po' che non vi vedo, fratelli. Fatevi vedere. Qualche volta, magari l'ho pensato, però non... è difficile che per quello si facciano vedere. E' anche vero un'altra cosa: dopo che tu diventi collaboratore, loro. E loro ti seguono sempre, ce li hai sempre intorno. Quindi metti la testa fuori casa, pum, e li vedi. Quello che cosa significa? Significa che loro sanno il momento esatto in cui tu hai la testa dentro casa e il momento in cui tu metti la testa fuori dalla finestra. Cioè, sono in grado di capire che fai questo. Sono in grado di capire che tu stai spostando il tuo corpo fisico di 20-30 centimetri. Vuol dire che ti monitorano al millimetro, come cavolo fanno? Fanno perché nelle astronavi hanno anche del, delle specie di enormi ingrandimenti, lenti di ingrandimento, chiamate grezzamente lenti di ingrandimento, che loro possono, da, da, cioè da altezze incredibili, che, non ve, che quando sei lì non vedi nemmeno le case, vedi solo la conformazione geografica. Ecco, loro amplificano a tal punto che vedono anche un filo d'erba per terra e sentono quello che accade lì, il canto del grillo, la, tu che parli con l'altra persona, le tue, la tua voce, quindi è un amplificatore anche sonoro. Cos'è che non possono fare? Tutto possono fare loro, tutto, niente escluso. Un'altra domanda. Un sabotaggio. Hai mai chiesto di parlare con loro per interposta persona? cioè per Perché magari appunto non tutti hanno questa sensibilità no, per riuscire a vederli. Sì. Hai mai chiesto di, di parlare con loro di qualcuno che magari te lo ha chiesto? Ah. Questo eh, mi è stato sconsigliato. Per motivi importanti, perché, non per... Eh, sì, so. posso farlo, posso provare, posso provare, però eh, in generale loro non si occupano della, dei problemi delle persone, degli individui, lo vediamo, altrimenti non ci sarebbero più violenze sulla Terra. Loro questo non lo possono fare e non lo fanno, anzi io vi invito a diffidare di coloro che vi dicono... Ho parlato con gli extraterrestri, mi hanno detto che tu, così, 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 loro non sono loro, sono demoni, sono entità che ti ingannano, perché loro si occupano del discorso generale, perché il discorso particolare è nelle nostre mani, noi abbiamo le facoltà per risolvere. Se loro devono intervenire per risolvere un tuo problema, lo fanno, fine. Hai una malattia grave che ti impedisce di portare avanti la missione? Ovviamente sto parlando di gente che collabora con loro, che ha scelto di collaborare con loro. Perfetto, loro ti guariscono, perché l'importante è la missione. Quindi se c'è una malattia perché tutta la vita hai fatto stupidaggini, e quindi, oppure ti porti un karma, oppure non lo so, benissimo. Se è una malattia che ostacola la missione, loro te la tagliano via e non c'è più la malattia. Ma questo avviene anche con altre cose che forse non vorremmo tagliare via, tipo relazioni umane. Se hai una relazione umana che impedisce la collaborazione con loro, loro ti, quella persona si allontanerà da te e tu non lo saprai mai, ma sono stati loro a farla andare via, a, a cambiargli nella testa qualcosa o nel cuore qualcosa. Però certo io posso, posso provare, ma non garantire nulla. Io invece l'ho fatto, l'ho fatto eh, quando non avevo fiducia in Giorgio Buongiovanni. <ride> io, scusate, cioè... Ma veramente ero lontanissimo dalla figura di Giorgio, di Gesù. Io sono uno di quelli che ha conosciuto il Cristo tramite gli extraterrestri, cioè è una follia. Sì, vabbè, da piccolo facevo il chierichetto, pregavo prima delle partite di pallone che potesse vincere la mia squadra, queste cose qua. <ride> Avevo... Vincevo anche le gare di catechismo, come facevamo le gare con altri chierichetti di... in Italia. <ride> Incredibile. Le gare dei chierichetti. Chierichetti. E sì, però è una cosa normale, diciamo. E io l'ho fatto quando non avevo fiducia in Giorgio Bongiovanni. Quando gli extraterrestri mi hanno indicato Giorgio Bongiovanni, vai da Giorgio Bongiovanni, Giorgio Bongiovanni è il nostro messaggero, fai come ti dice Giorgio. Ehi, ma come fai come ti dice Giorgio? Ma chi è? Eh, quindi io... Per farmelo piacere innanzitutto ho dovuto incontrarlo e già incontrandolo mi è cambiato il mondo perché incontrandolo ho visto un leone di Dio che cammina in mezzo al mondo, un personaggio che, che in internet proprio scordatevelo di capire chi è Giorgio attraverso internet. No? Non solo non capirete chi è, ma fraintenderete il personaggio, non lo, non lo capirete, lo fraintenderete, non vi piacerà. Andate, conoscetelo di persona, frequentate... I gruppi, frequentate i gruppi che lui ha istituito nel mondo per volere delle potenze celesti, frequentiamoci e eh, cambia la vita. Io avevo dei dubbi grossi, e quindi ho detto: va bene, se veramente Giorgio Bongiovanni è quello che voi mi dite, addirittura loro di, dicono: noi ci inchiniamo di fronte a Giorgio perché lui porta i segni del nostro re. Loro si inchinano di fronte alle stimmate chi siamo noi per dire no, io non ci credo, ma che non ci credo, o è vero o non è vero, o è vero che Buon Giovanni ha le stimate vere o sono false, siccome sono vere, e ve lo dice chi ci ha anche abitato insieme. Non può non riguardarvi. Non può non riguardarci questa cosa che c'è uno con le stimmate di Cristo da 30 anni nel mondo, che, i cui frutti dimostrano la bontà della filosofia che lui manda, dei messaggi che lui riceve, la veridicità del contatto e così via, le cui opere dimostrano questo. Quindi io ho detto: se è vero, se è tutto vero. Datemi la risposta a questa domanda che io adesso faccio, datemela attraverso Giorgio, perché se è vostro messaggero, se voi vi inchinate di fronte a lui, se lui è strumento di Cristo, cioè, che problema avete a fargli fare una cosa così? Quindi sempre la solita arroganza giovanile del cavolo, ma che mi ha aiutato a capire determinate cose. Vado a trovare Giorgio, un giorno c'era anche Franci. E niente, ci salutiamo. Bacio, bacio. In quel momento io non pensavo alla domanda che avevo fatto perché l'avevo fatta un po' di tempo prima. Poi, sai, passano le settimane, non è che stai sempre lì. E Giorgio se ne va. Mentre se ne va, si gira: Ah, Marco, dovevo dirti ta, ta, questo, 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 questo e questo. Ciao, e mi ha dato risposta alle cose precise che io avevo chiesto loro. Cioè, se ne stava andando dopo averci salutati, andava verso dove doveva andare, e poi si, si volta: cioè lo vedo che si ferma, si volta. Ah, Marco, giusto, dovevo dirti questo, 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 questo e questo. Ciao! E se ne va. Quindi, chi è quest'uomo? Chi dimora dentro quel corpo, dentro quell'uomo che noi chiamiamo Giorgio, quell'uomo siciliano? Cioè, chi c'è dentro là? Cristo ha detto ciò che nasce dalla carne a carne, ciò che nasce dallo spirito è spirito, e ciò che nasce dalla carne è carne. Che significa? Significa che il corpo è questo, ma dentro chi c'è? E dice Gesù: il vento arriva, non sai da dove viene e dove va, arriva e lo senti passare, non sai dove viene e dove va. Il vento ruach: il vento, il soffio, è la stessa cosa che dire lo spirito. Non sai dove viene e dove va, non lo sai. Che ne sai chi era quello nell'incarnazione precedente? Che ne sai chi ti sta parlando in quel momento? Non lo sai. Noi ci siamo resi conto diverse volte di quando Giorgio ci parla che c'è un cambio, c'è un cambio nella personalità, e a un certo punto dici: Ma chi, chi sta parlando? Chi sta parlando? Se ha le stimate, le stimate non sono di Giorgio Bongiovanni, le stimate sono di un ragazzo che si chiama Gesù Cristo. Giorgio ha scelto, ha detto sì alla richiesta di portarle nel suo corpo, ma le stimate non sono di Giorgio, le stimmate sono di Gesù. Quindi chi c'è dentro Giorgio quando Giorgio parla, quando Giorgio dà dei comunicati, quando insegna, quando accarezza, quando ammonisce, chi c'è lì dentro? Io penso che ci sia lo stimmatizzato lì dentro, colui che è stato crocifisso, morto e risorto, perché ciò che nasce dallo spirito è spirito e ciò che nasce dalla carne è carne eugenio siragusa che che ne dicano i detrattori idioti e ignoranti oppure malvagi eugenio siragusa in tutti i messaggi eh, che quando parlava di giorgio alla radio alla tv dappertutto chi è questo Giorgio Bongiovanni? Chi è, diceva Eugenio Siragu, chi è? Chi è che opera in lui? È forse colui che ha detto, ritornerò in mezzo a voi come un ladro nella notte? Che significa quando Gesù dice, ritornerò in mezzo a voi come un ladro nella notte? Un ladro nella notte, cioè in modo inaspettato, improvviso, che ti sorprende, che tu non ti aspettavi, altrimenti ti saresti preparato, non ti aspettavi. Pa, lo vedi arrivare. È già troppo tardi. Ecco Eugenio diceva: chi è dentro Giorgio Bongiovanni? Chi è questo Giorgio Bongiovanni? È forse colui che diceva: tornerò come un ladro nella notte, ritornerò, non vi lascerò orfani, ritornerò in mezzo a voi. Eugenio, questo diceva, altro che i video idioti in internet tagliati a dovere da persone assurde che se le conoscete. Se le conoscete, dite, ma come faccio a vedere i video pubblicati da questo qua? Questo sta male, c'ha bisogno di aiuto. Quindi bisogna saperle le cose. Non fidarci. Io sono partito eh, per quanto riguarda la figura di Giorgio, sono partito proprio dal lato opposto da quelli che credevano ai detrattori. Io proprio, Buon Giovanni, ma Buon Giovanni che è? Ma non lo sai quello che diceva Siragusa di Buongiovanni? Ma che? Ma che diceva per quei due video che girano e tutto il resto che ha detto? tutti i messaggi dal cielo alla terra non c'è nemmeno un messaggio che ha divulgato Eugenio Siragusa su Giorgio BonGiovanni, un messaggio dal cielo alla terra, quelli sono i messaggi celesti. Non c'è nemmeno un messaggio contro Giorgio BonGiovanni, manco uno, manco l'ombra. Ci sono solo parole dette da un Eugenio ultra anziano Imbeccato da qualcuno che gli sta accanto con astio nei confronti di una situazione familiare assurda che io non ho né il diritto né la voglia di raccontarvi anche se la conosco. <ride> Tale per cui girano questi video qua. Ma Eugenio di Giorgio ne ha parlato bene per anni prima di quei due video del cavolo che continuano a girare in internet, che da dieci anni la gente mi, mi rimanda e mi dice, ma allora questa cosa, ma allora questa cosa che? Ma io sono andato a conoscere la gente che è pro e che è contro. Io sono andato, noi siamo andati. Quindi io ho parlato con il pro e coi contro, ho parlato con gente che seguiva Eugenio in maniera eh, così che pendeva dalle sue labbra, io lo, lo so come sono andate le cose, ho parlato con gente che c'era lì che era presente mentre accadeva la scissione, la divisione tra i due. Quindi non è come viene detta e raccontata in internet, non è così. Va bene? L'ultima domanda. The Scusate, ogni tanto faccio le battutine, le cose, perché se no l'energia è alta. Eh? Dopo volo e non voglio farmi vedere che volo. <ride> <susurra> eh, sempre... Marco, innanzitutto ti voglio ringraziare di essere venuto nella nostra regione. Ti ho seguito, io sono Lucio di Pescara. Non sono un contattista come te, ma ho iniziato quello che fai tu in Sordina, un po' nell'ombra più di 40 anni fa. Quindi sono. Non so se conosci il mio fratello Pino Morelli. Ne hanno parlato. Vabbè, noi pure organizziamo da quasi 30 anni. Conferenze sugli extraterrestri, ti volevo fare un paio di domande. Eh, conosco pure io decine e decine di razze extraterrestri. Innanzitutto, volevo sapere se quelli che contatti tu sono venusiani e saturniani. Ci sono. Eh, sono. provenienti anche da questi luoghi, ma che io sappia non sono autoctoni, anche se si definiscono venusiani, eccetera, sono esseri superiori che vivono, hanno magari delle basi, ma è come se noi andassimo sulla Luna per cento anni. Però non, non sei un abitante della Luna, sei uno che vive sulla Luna da cento anni e quindi magari loro si definiscono così. Ad esempio, io so che il famoso Orton di George Adamski yeah, si definiva venusiano. Io ho avuto un'esperienza con Orton che mi ha detto: Noi governiamo il regno di Dio. Orton è poi scomparso, che ha le scarpe de, del colore di quelle di Luigi. È vero. E... E però ecco, lui si definisce Venusiano. Io so che con Adamski si definiva così, però in realtà i Venusiani non sono così. Lui è superiore. Però magari vive su Venere. I Venusiani sono addirittura anfibi. Sono con le mani palmate e i piedi palmati sono, però sono positivi, una civiltà è evoluta e sì, sì. quindi la confederazione gli dà tecnologia e fanno i viaggi nel cosmo con la tecnologia adatta vestita su di loro siccome i libri di Adam li so quasi a memoria li ho riletti decine di volte tu hai, tu hai descritto le astronavi come sono loro con queste grosse lenti di ingrandimento che, che ci moti, monitorina va bene a tutti quanti Sende. Poi ti volevo dire, no? siccome so che esistono civiltà che ancora sono con lui nella luce, no? cosa fanno le civiltà più progredite, più positive, gli andromediani, i siriani, i pleiadiani, per aiutare quelli che hanno. Parlo di extraterrestri no? o fratelli dello spazio, quelli che ancora non sono nella luce. Volevo sapere cosa fanno, come fanno per aiutarli. Se Lo sai, eh. non, 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 non ho questa informazione, però ci possiamo arrivare con la logica deduttiva, cioè fanno quello che fanno con noi, danno informazioni, danno conoscenza, danno assistenza. Scelgono anche lì delle persone, degli uomini, che sono in grado di sopportare il peso di questa conoscenza e della divulgazione e del contraccolpo della divulgazione di questa conoscenza. Perché anche nelle sfere superiori esistono problemi. Eh, si risolvono con la conoscenza, perché la conoscenza. L'acquisizione di conoscenza è l'evoluzione spirituale, o meglio, l'evoluzione spirituale si ottiene attraverso la conoscenza. E quindi loro danno conoscenze, perché comunque la libertà la devono rispettare. Fino alla sesta dimensione, dove il libero arbitrio tu ce l'hai, ma non lo usi più. Cioè, decidi di non usarlo più per, per aderire alle leggi cosmiche, dici io basta. Ho capito tutto, non ho bisogno di sperimentare altro, adesso cresciamo. E questo c'è anche qualche essere umano sulla Terra che lo fa, di non mettere in pratica il, libero, il proprio libero arbitrio, che qui è veramente difficile. E io penso che sono esseri della quinta dimensione, della sesta dimensione, che sono qui per insegnare, come Yogananda, come... Ma io ci metto anche Giorgio, giovanni perché lui... Se seguisse le sue necessità fisiche, le sue volontà, cioè starebbe nel letto a fare il guru di quelli che arrivano, a dare carezze, eccetera. Invece lui è sempre in battaglia. Ma sapete che significa con le stimmate che passano da parte a parte, i dolori lancinanti e da 30 anni? Viaggiare, macchina, cioè, io penso che non ci rendiamo minimamente conto. Quindi, questo personaggio. D'altra parte quello che attraverso di lui si, filma, si firma Nibiru Aratra. Nibiru Aratra è un essere della quinta dimensione. È un generale, se vogliamo paragonarlo ai gradi militari. È un generale. E quindi quelli della quarta dimensione, gli extraterrestri, si inchinano. Sono al servizio di questo che noi, buongiovanni, qui ma bon Giovanni, ma sarà, ma non sarà, eh, intanto. I popoli del cosmo si inchinano di fronte a chi dimora dentro quell'uomo. Grazie. Grazie. Ultimissima domanda? A prezzi stracciati? Sapevo che ce n'era una nell'aria. Senti voi... Ehm... Volevo sapere il ruolo di questo virus. Ti hanno detto qualcosa? Potrebbe essere anche, secondo me, forse quella cosa che separa il grano dalla gramigna. Virus della paura, in realtà. O Bene. sbaglio? Sì, allora il virus, quello che eh, loro hanno detto, che nasce per cause naturali. Poi, sicuramente, l'uomo ci avrà messo lo zampino. Perché, sai, come Dio scrive dritto anche sulle righe storte? L'uomo scrive storto anche sulle righe dritte. <ride> L'ho inventata adesso. <ride> Quindi sicuro ci sarà dopo dietro cose, studi, laboratori militari, segreti, eccetera. Ma il virus nasce per cause naturali, perché la natura, <ride> che è Dio, ha deciso di sterminare l'uomo della terra. Ve lo dico col sorriso sulle labbra. La natura ha deciso: stermina, Sterminerò l'uomo della terra. Dio, mi sono pentito di aver creato l'uomo. Io lo distruggerò, lo sterminerò dalla faccia della terra. E ai tempi della Genesi addirittura disse: eh, siccome, Già che ci sono anche tutti gli animali perché hanno rotto le scatole. Quindi, non è un Dio eh, no? di sola misericordia, amore, luce, pace. Eh, eh, dio, io perché io sono un Dio geloso, perché io sono. Insomma, è lui il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Adon Adonai. Quindi il virus nasce per cause naturali, perché è un segnale che viene dato all'uomo per dire: stai attento che fai tanto il borioso. E l'arrogante sei così feroce delle tue possessioni, ma basta uno schiocco di dita, un vento invisibile, inudibile, non lo percepisci e ti tolgo il fiato e fermo il mondo con una cosa che tu nemmeno vedi, nemmeno senti arrivare, il virus. Fermo il mondo. La tua società di cui sei tanto orgoglioso, o oh uomo, io la fermo in sette giorni. Come in sette giorni ti ho creato, io in sette giorni ti distruggo. Questo è un segno che lui ha dato, che le potenze della natura, le forze della natura che sono guidate dalla intelligenza divina, le forze della natura hanno anche una loro intelligenza insita. Gli extraterrestri chiamano gli zigos, le forze della natura, le intelligenze de, di acqua, aria, terra e fuoco. Queste intelligenze sono interattive rispetto all'opera dell'uomo. Se l'uomo si comporta male, loro reagiscono in malo modo. Allo stesso tempo, però, hanno un supervisore queste forze, esseri superiori che guidano le forze della natura. E se vogliono, fanno alzare l'oceano e te lo fanno cadere addosso. Cioè, possono gli extraterrestri possono alzare l'oceano e farlo piovere su una città o su, su, su un continente. Fine dell'umanità terrestre. <ride> Oppure possono, possono fare un'altra cosa molto interessante, veramente inquietante, ma potrebbero farlo se avessero l'ordine superiore, di entrare nelle nostre menti, dare l'input suicidatevi. Cioè, non devono nemmeno sporcarsi le mani, ma se loro stanno bevendo un bicchiere d'acqua dentro l'astronave, allora quest'acqua? Mm. Questa viene dalla sorgente. Ah giusto, dobbiamo fare quella cosa sulla Terra. Ok, dicevi qual è la sorgente dell'acqua da cui viene? Eh? E nel frattempo, quando lui ha fatto così, tutta l'umanità terrestre mi deve uccidere. E uno si butta dalla finestra, uno si fa incidente con la macchina, un altro... Loro questo potere hanno, potere di vita e di morte su di noi, noi siamo una loro coltivazione, noi, loro sono i nostri padri, loro sono gli allevatori della vita, questi sono quelli che noi chiamiamo extraterrestri, sono i nostri padri, non, solo i no non soltanto i nostri fratelli, ma anche i nostri padri. Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Chi l'ha detto questo? Loro, gli esseri di luce, che poi fisicamente li vedi biondi, si manifestano a quel modo, ma sono esseri di luce. Se si manifestassero gli extraterrestri nella loro reale forma, anche quelli di quarta dimensione, se, si se Orton si manifestasse con la sua vera forma della sua eh, provenienza, ma non sarebbe così bello biondo, sarebbe un essere molto quasi filiforme, con il testone grande, gli occhi grandi, lunghi il terzo occhio aperto che fa impressione il terzo occhio aperto in un, in un corpo fisico perché vedi il cervello vedi, vedi i movimenti eh, eh, cioè. quindi loro, si, esseri di luce si manifestano come nella forma della bellezza migliore secondo il nostro canone per non spaventarci eh, ma ce n'è di roba da sapere quindi il virus è un ammonimento un ammonimento, non sarà l'ultimo. Io lo dicevo durante le dirette web del periodo Covid. Dicevo appena finisce il, il, il periodo di quarantena, no? Perché la gente diceva eh, ma dopo questa quarantena il mondo si risveglia, la gente capirà. Vedrete che appena finisce, la gente farà i parti e le orge, con scritto Covid va a quel paese, con scritto queste cose, e sta accadendo, è accaduto e sta accadendo, quindi non ci sentiamo da quell'orecchio e quindi io sto per fare in Israele cose che l'orecchio umano ad udirle ne viene tramortito. Il libro di Samuele, l'Antico Testamento, è carico di questi, di questi avvisi che valgono anche per oggi. Israele non dobbiamo considerarla come Israele fisica. Quando si dice Israele eh, in, in ambito profetico Israele significa coloro che combattono per Dio. Quindi io sto per fare tra diciamo sì, coloro che combattono per Dio. Israel. E quindi io sto per fare tra coloro che combattono per Dio qualcosa che è ad udirla. Orecchio umano ne resterà tramortito, non è poco, sono parole di fuoco. Sapete che questo passo è stato indicato in un cerchio nel grano una, tra i 7 e i 10 anni fa, più o meno. Sì. In un cerchio nel grano c'era scritto il passo in alfabeto, l'alfabeto quello internazionale. Come si chiama? Brasser, una cosa del genere. Brau, Brau. Forse è francese, comunque, è alfabeto un alfabeto internazionale che viene usato anche in ambito digitale e così via. Con quell'alfabeto là, all iscritto all'interno di un cerchio nel grano a forma di spermatozoo, c'era scritto e gli spermatozoi a livello cosmico sono le comete, gli asteroidi e le comete, lo zoide cosmico. Quindi sono collegate no? queste cose. Eh, il grande segno profetizzato dal, dalla Madre Santissima a Garabandal, alle piccole bambine veggenti, è asteroide, un asteroide, un grande segno che sconvolgerà il mondo. Perché probabilmente eh, col passaggio di questo asteroide il magnetismo del pianeta cambierà e quindi avremo le ghiandole endocrine che lavoreranno in modo diverso, compresa la pineale. Quindi probabilmente tutta l'umanità avrà esperienze spirituali mentre passa l'asteroide. Tutta l'umanità sotto Trip. Immagina che storia. E poi vivremo esperienze spirituali enormi. E poi ci saranno i soliti espertoni poi che diranno: no, ma perché passando l'asteroide c'è stata un'alterazione del cerebro e quindi queste cose non sono. Eh, sì, però le abbiamo vissute. E quindi allora, poi che facciamo? Crediamo a quello che abbiamo vissuto come esperienza spirituale o crediamo sempre ai soliti espertoni di turno? Eh, vedremo. Quindi ecco il covid. Ancora erba è il covid. Quando vedremo morire i bambini, cominciamo a, a fare le provviste. Perché quando Dio inizia a colpire i bambini, è come se inizia a colpire se stesso. I bambini sono Dio, dicono loro, i bambini sono Dio. Quindi quando la natura comincia a colpire i bambini con virus e cose del genere letali, facciamo le scorte d'acqua, perché... Si avvicina la tempesta. Quindi, queste informazioni terrorizzanti in un certo senso serv devono servire per scuoterci, amici. Per scuoterci perché, ripeto, ci stanno radunando sotto la grande bandiera dell'intelligenza, del buonsenso, la grande bandiera dell'altruismo, la grande bandiera della conoscenza, questa. È la grande bandiera sotto la quale ci stanno radunando i signori delle stelle e noi possiamo collaborare con loro, abbiamo la possibilità di collaborare veramente con loro e con i loro messaggeri e non è poco. Uniamoci amici sotto questa grande bandiera. Grazie. Posto, adesso posso anche cantare una canzone? Bella, eh? Quella, là, dei Doors Io ma li facevo all'epoca con Luigi Luigi? Quante vite fa? Sembra, sembra tipo un milione di anni fa e invece? Va bene, adesso non scendiamo nei dettagli però abbiamo, ci siamo anche divertiti, però eh, sempre poi quando la verità ti chiama, alla fine tu lasci tutto, anche quello che ti piace. Beh, Luigi musicista vero, non come me che cantavo come Jim Morrison, come, come così, tanto per... <ride> Ma <ride> Luigi musicista vero e lui ha lasciato, perché gli extraterrestri lo hanno chiamato. Oh, vuoi collaborare? Se vuoi collaborare ci sono il tempo. Dov'è il tuo tempo? Ah, Va bene. Nel giro di pochissimo tempo lui, Switch, ha cambiato. Ed è difficile cambiare quando una cosa ti piace. È difficile dire basta, ho capito, ne faccio a meno, basta. È come a me quando a novembre... Mi hanno detto a fine novembre dell'anno scorso mi hanno detto eh, anche in modo abbastanza serio di abolire completamente le bevande alcoliche nella mia vita. E io non è che ne abusassi, le usavo così sono nato e cresciuto a Gubbio dove fanno colazione col cinghiale e il vino rosso. Cioè, fammi nascere da un'altra parte se poi mi devi togliere l'alcol quindi <ride> cinghiale e vino rosso. Colazioni, il campari col vino, cioè eh, lì è normale, quindi <ride> l'ho fatto. Se vuoi eh, che il contatto continui, l'alcol lo devi abolire, devi diventare astemio. Astemio a Gubbio è una malattia, io sapevo grave, cioè pericoloso. Quello è astemio, stai lontano, ti può contagiare. <ride> peggio del COVID. Astemio. Quindi adesso io quando vado in giro vedo gente che si allontana. Vabbè, sì. sì, sono Astemio. Anch'io sono diventato Astemio. Vattene da questo luogo. Abbandona la nostra città. È così. Quindi fare questo è una, è due, è tre. E prima mi togli questo, e poi mi togli questo. E poi mi togli questo. Se tu non gli dici basta, loro continuano, alla fine ti tolgono tutto, perché tu devi, la tua vecchia personalità, che è nata e cresciuta ed è stata modellata in una società pensata da Lucifero, perché la nostra società è pensata da Lucifero, è una, è una personalità non idonea al contatto con loro, alla relazione con loro, non idonea alla nuova società. Quindi devi riformare la tua vita. devi Uccidere l'uomo vecchio per generare l'uomo novus, devi distruggere la vecchia casa per costruire quella nuova. E questo è difficile, ma se tu non dici basta, dal momento in cui il processo è avviato, loro ti tolgono tutto. Tutto prima questo, poi questo, perché poi ti rinnovano? Perché poi la tua personalità viene, si identifica con loro. Diventi, diventi uno di loro a tutti gli effetti, senza virgolette, anzi, <ride> a tutti gli effetti, diventi uno di loro. Eh, ma per fare questo ci vuole e eh, ho visto gente che a un certo punto no no, si riprende tutto no 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 oh non avevo capito che era così io mi interessavano un po' gli extraterrestri ma non era proprio quello che avevo immaginato eh, gente che si riprende tutto e peggio di prima abbandona con gli interessi, si riprende tutto con gli interessi abbandona l'opera abbandona la missione, abbandona tutto No, 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 questi non sono extraterrestri. So demoni. Mi hanno tolto tutto. Ho cambiato amicizie. Eh, quella pazza di mia moglie mi ha lasciato, eh, però è pazza era. Vabbè. Eh, insomma, ho cambiato tutto. Quindi mi ritrovo solo, senza niente. Mo' pure il lavoro? Ma stiamo scherzando? Pure i soldi vogliono sti extraterrestri? Ma stiamo scherzando? E si riprendono tutto con gli interessi. Non è che gli extraterrestri vogliono i soldi, gli extraterrestri se vuoi collaborare con loro veramente, come diceva quel ragazzo eh, Sergio, per vederli di persona, eh, loro non vogliono i soldi, loro vogliono tutto, tutto. I soldi, I soldi sono una piccola parte di tutto che tu devi dargli, tutto. Se ti dicono tagliati i capelli, ti tagli i capelli, loro vogliono tutto. Per collaborare con loro, perché stiamo parlando degli angeli del Padre glorioso, sono loro gli extraterrestri, non sono gli omini verdi, che poi, omini verdi, a vederli ti batte il cuore, eh? perché ti rendi conto di avere un altro da te di fronte, ti rendi conto di avere un essere alieno, come dicevamo con quel Signore, e che però è superiore a te. Lo, lo percepisci che lui è più di te. In quello sguardo tu lo sai, lo senti, lo percepisci che lui sulla scala evolutiva è su un gradino superiore a te. E quindi ti viene o da inginocchiarti o da piangere o da tremare, come quando torni a casa e il cane scodinzola e si fa la pipì addosso a volte dall'emozione. Io c'ho un cagnolino, un Jack Russell, che è di mio padre, non mi vede tutti i giorni, quindi a volte quando mi vede che arrivo, a volte si fa la pipì addosso dall'emozione. E noi con gli extraterrestri uguali, perché loro sono sul gradino superiore sulla scala evolutiva. E quindi ci emozioniamo, l'energia che scorre nel midollo allungato, la spina dorsale, non la regge quella l'energia loro. Quindi, Sergio, ecco perché anche loro non si fanno vedere, anche per tutelarti, per tutelarci, perché vedere loro significa vedere gli dèi, vedere loro significa cadere per terra con la bocca nella polvere, come Abramo. Alzati, figlio d'uomo, ti parlo nel nome dell'Altissimo. Ma lì per lì cadevano con la faccia a terra i profeti dell'Antico Testamento, perché vedere loro è vedere Dio. Non è poco vedere Dio. Ecco, iniziamo a pensare così agli extraterrestri. Buona serata amici. Grazie.